Ecco, siamo in attesa di collegarci col Salone dei Congressi della Fiera di Verona Fiere per la sessione conclusiva del Festival del Futuro, quella sul vino che lancia l'inizio di Wine to Wine e insieme a Vinitaly, Fiera Verona è caratterizzata dal vino, quindi abbiamo pensato, siccome noi lavoriamo insieme a Fiera Verona, ad Atesis, vi ricordo il senso del Festival del Futuro. Il Festival del Futuro che è stato organizzato da Harvard Business Review, Eccellenze d'Impresa e Atesis, il gruppo editoriale veronese, vicentino e bresciano, insieme a Verona Fiere abbiamo immaginato l'anno scorso di raccontare al mondo il futuro, di renderlo accessibile ai più, dai grandi studi accademici che abbiamo portato sul territorio, coinvolgendo giovani, università, istituzioni, grandi pensatori alla disposizione di tutti. Abbiamo fatto questo e ci auguriamo che ora il trascinamento del Festival del Futuro porti anche il vino ad essere maggiormente integrato. Vi ricordo che ieri abbiamo avuto 296.000 connessi con il Festival del Futuro, quindi mentre l'anno scorso, l'edizione passata, ebbe soltanto 2.000 visitatori, che era tanto per essere il numero zero in sala, la crisi del Covid e l'obbligo degli organizzatori di andare in digitale ci ha permesso di raggiungere molte più persone e ci auguriamo in futuro di poter avere le due modalità conviventi, per cui noi riusciremo ad avere la fisicità e l'illustrazione fisica dell'innovazione tecnologica insieme al digitale e con questo tipo di connessione riuscire a raggiungere quante più persone possibile per raccontare il nostro messaggio, quello di trasformare il futuro nella speranza di qualcosa di accessibile, di facile e di migliorativo rispetto alle condizioni di vita che abbiamo. Ora chiedo alla regia se siamo connessi con il Salone dei Congressi di Verona Fiere qui. Posso passare la linea quindi a Gianluca Semprini, augurandogli e augurando a tutti gli amici del vino di un'eccellente tavola rotonda. Grazie Luigi Consiglio, siamo pronti per questo Summit. Grazie, un International Summit sul vino che si inserisce proprio all'interno del Festival del Futuro. Ben trovati dall'auditorium di Verona Fiere per due ore di incontro molto serrati, dove parleremo del futuro del vino, dei trend di mercato, sentiremo le voci internazionali, andremo idealmente neanche troppo dove effettivamente le fiere sono riniziate in grande stile, dunque all'interno di Wine to Asia andremo a Shenzhen e poi chiuderemo con gli interventi dei produttori e con in diretta la ministra delle politiche agricole Teresa Bellanova. Ovviamente all'interno, lo ricordiamo, di questo Wine to Wine è l'evento inaugurale, quello di oggi, è la prima fiera del 2020 ad essere organizzata in maniera totalmente digitale, una fiera firmata Vinitaly e Verona Fiere. Grazie ovviamente a Giovanni Mantovani vicino a me che mi accompagnerà in queste lunghe due ore. Bisogna dirlo subito, direttore, siamo di fronte ad un bellissimo auditorium totalmente vuoto e possiamo dire che un auditorium vuoto, una fiera vuota, è un po' come uno stadio vuoto, dunque noi come i bravi calciatori ci dovremo comunque impegnare. Cercheremo di fare la partita. Cercheremo di fare la nostra partita. Sicuramente saranno due ore molto dense, quindi io non devo perdere tempo. Prima di andare ai singoli collegamenti è giusto dare la parola al presidente Maurizio Danese per ovviamente introdurre tutta la nostra iniziativa e ovviamente i temi del giorno. Presidente, è con voi qui, ben trovato. Buongiorno a tutti, grazie della vostra presenza in questa nuova modalità digitale. Saluto gli organizzatori del Festival del Futuro, il gruppo Atesis, Eccellenze d'Impresa, Harvard Business Review e tutti i relatori della sessione che ci ha preceduto sul tema dell'agricoltura del futuro. Un benvenuto a tutti i nostri ospiti del Summit internazionale dedicato al futuro del vino, in collegamento dall'Italia, dagli Stati Uniti, dall'Asia e dagli altri stati europei. Ringrazio anche il mondo delle istituzioni, la ministra delle politiche agricole, alimentari e forestali, Teresa Bellanova,
Il presidente di ICE Carlo Ferro, il direttore generale di ISMEA Raffaele Boriello, che hanno voluto sottolineare con la loro partecipazione la vicinanza al settore del vino, un comparto di grande rilevanza economica, sociale e di immagine per il nostro paese. Abbiamo trasferito sulla piattaforma digitale Verona Plus l'intera programmazione di Wine to Wine Exhibition, Wine to Wine Business Forum, Opera Wine con Wine Spectator e la startup BiOpen dedicata al settore del biologico. Uno sforzo organizzativo notevole, resosi necessario dopo il DPCM emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a fine ottobre, che ha vietato ogni attività fieristica in presenza. Ma nonostante questo abbiamo fortemente voluto mantenere in calendario un evento per aggregare business, contenuti, incontri, formazioni e idee. Un insieme di iniziative riunite nel nome di Wine to Wine Digital, per sostenere il mercato vitivinicolo e il sistema Italia in un momento molto delicato e difficile, guardando però in positivo e preparandoci alla fase post-Covid. Un evento di servizio, e per questo ringraziamo i numerosi partner che collaborano con noi per creare le condizioni migliori per la ripartenza del settore. L'obiettivo è chiaro e lo vediamo anche nel contatto quotidiano con le aziende vinicole e i mercati internazionali che hanno subito un deficit di relazione nelle diverse fasi del lockdown, con iniziative lasciate più alla volontà dei singoli che alla logica di sistema. Wine to Wine Digital si inserisce in uno spazio nel quale cerchiamo di proporre alcune strategie di settore per capire come muoversi nel nuovo mondo, nella nuova normalità. E siamo convinti che il digitale non potrà sostituire né la fisicità degli eventi, né le relazioni e i contatti in presenza, che sono la base anche dei rapporti commerciali. Ma è altrettanto evidente che in questa contingenza il digitale contribuisce a colmare la distanza tra gli operatori. E la dimensione digitale integrerà sempre di più la parte fisica, ma la fiera è e resterà un unicum difficilmente sostituibile con altri strumenti. E di questo ne sono buon esempio gli eventi di presenza organizzati in Cina, sia quelli del Vin Italy Outdoor Show di settembre a Xiamen, Shanghai e Chengdu, sia Wine to Asia, in programma in questi giorni a Shenzhen, città simbolo della Cina e fortemente voluto da Verona Fiera, con grossi investimenti che abbiamo fatto proprio in quell'area. Quest'anno è la prima edizione che, per ragioni evidenti, è stata tra quelle a più alto rischio del calendario 2020, ma che è andata invece oltre le aspettative. Sono più di 200 le aziende presenti, una metà italiane, ed è l'unico evento in cui si parla di vino, in particolare di vino Made in Italy nella Cina continentale. Tutte le iniziative in programma nei due giorni sono sold out e questo è indice di una forte aspettativa nei riguardi di un evento reale in presenza anche su un mercato che fa un uso molto avanzato del digitale e dell'online. Ho voluto sottolineare questo risultato perché in un anno come questo, dove la pandemia di Covid-19 è partita proprio dalla Cina, era molto difficile pensare di poter confermare questo appuntamento. Anche perché organizzare una rassegna, soprattutto una fiera internazionale, richiede molto tempo e molto lavoro. E lo sanno gli organizzatori, i nostri espositori, che molto spesso iniziano a lavorare all'evento molti mesi in anticipo per ottimizzare la loro partecipazione. Come detto, il digitale non potrà sostituire le relazioni e i contatti in presenza, che sono alla base dei rapporti umani e commerciali. E pertanto, con l'auspicio di ritrovarci anche in Italia e a Verona Fiera nel 2021 in presenza, vi ringrazio e auguro i migliori successi per questi 4 giorni di lavori online. Grazie, buona giornata. Grazie Presidente, 4 giorni di lavoro online. Io sinceramente sono d'accordo con lei quando dice che il digitale non potrà sostituire le relazioni quanto facevamo prima. Dobbiamo abituarci a questa nuova normalità, non rassegnarci. Oggi Bill Gates diceva no, la normalità bene o male sarà questa, dovremo rinunciare a tanti viaggi, dovremo anche cambiare il nostro modo di fare amicizia, di rapportarci. Spero davvero che non sia così. Sì, c'è un deficit importante di relazione per quanto riguarda il mercato del vino, come sapete c'è anche un deficit commerciale di cui parleremo tra poco, ovviamente con la ricerca di Wine Monitor, però prima di tutto è giusto anche lasciare la parola per 5 minuti a Francesco Giordano, CEO Commercial Banking Western Europe Unicredit, che è lo sponsor di questa manifestazione. Ben trovato dottor Giordano. Grazie mille, buongiorno a tutti.
mi associo anch'io alle parole che insomma un evento, soprattutto un evento sul vino in virtuale, è parzialmente una contraddizione, ma condividiamo che nelle circostanze era davvero molto importante non interrompere un'iniziativa di questo tipo. Un caloroso saluto quindi da parte di Unicredit e di tutto il team. Siamo davvero orgogliosi di partecipare oggi ancora una volta come main partner insieme a Opera Wine, a Wine to Wine e a Verona Fiere. Abbiamo fatto nel passato un percorso di collaborazione molto intenso che crediamo quest'anno sia particolarmente strategico, perché vogliamo sostenere le imprese della filiera vitivinicola lungo l'intera filiera in un momento naturalmente di particolare difficoltà. Per noi il settore vitivinicolo è un settore di grande strategicità, ricordiamo che ha 300.000 aziende, un giro d'affari di 12 miliardi di euro che rappresentano il 10% circa del settore del food and beverage in Italia. È caratterizzato da una filiera molto complessa e variegata che va da aziende di dimensioni piccole, anche piccolissime, fino naturalmente a aziende di grosso calibro e multinazionali, e richiede quindi un approccio di sostegno dedicato, tailor-made e specifico per ogni realtà. Abbiamo vissuto un brusco rallentamento a causa della pandemia, ma insisto che riteniamo le potenzialità del settore sono chiare e solide, e crediamo che questo settore possa anche provare di poter essere una delle aree di rilancio una volta che i settori economici si avvieranno verso la ripresa. Per far questo lavoriamo ogni giorno a fianco delle nostre aziende. Lo abbiamo fatto per esempio come Unicredit dedicando gestori specialisti che abbiano una conoscenza dedicata a questo settore, che naturalmente ha caratteristiche e specialità particolari. Abbiamo introdotto esperti di settori e offerte dedicate come per esempio One for Wine, volto a sostenere gli elementi di internazionalizzazione, di e-commerce e anche l'innovazione di modelli di business tradizionali, per esempio con il rinnovamento degli impianti e macchinari a nuova tecnologia. Rimane naturalmente fondamentale in un periodo in cui dobbiamo traghettare il settore davanti a un rallentamento importante della domanda, garantire l'accesso al credito, e su questo siamo costantemente impegnati con tutti gli strumenti. Ne voglio citare uno, per esempio in ambito di finanza innovativa, un basket bond dedicato al settore vitivinicolo di 100 milioni su cui stiamo lavorando e che crediamo di concludere a breve. Quindi, per concludere, siamo qui per ascoltare, per supportare al meglio il settore, trovare la strada giusta per assicurarvi il successo in un settore che è icona dell'Italia e quindi settore di traino e fondamentale per assicurare una sostenibile ripresa una volta che speriamo la pandemia si avvierà verso una minore drammaticità. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie dottor Giordano, lo speriamo tutti ovviamente, della minore drammaticità della pandemia. Questa è Unicredit, main sponsor della nostra iniziativa Wine to Wine. Allora ci siamo, adesso siamo al cuore, dobbiamo ripartire con i dati che arrivano da Wine Monitor, e dunque il responsabile di Wine Monitor presso Nomisma è Denis Pantini, che insieme al direttore Mantovani comincerà a commentare le prime slide che vi mostreremo, che mostreremo ovviamente ai rappresentanti dei mercati internazionali e alle aziende italiane. Ben trovato Pantini, ripartiamo proprio da quanto accaduto in quest'anno e da quali sono ovviamente le tendenze per i prossimi mesi, i trend sui canali di vendita e i trend dell'export. Ben trovato Pantini. Buongiorno a voi. Bene, allora, visto che la scaletta è bella fitta, vado direttamente alla presentazione di alcuni numeri più importanti che riguardano questa ricerca che abbiamo chiuso appena 2 settimane fa e che ha riguardato un panel di 165 imprese vinicole italiane, il cui fatturato consolidato cumulato è di 4 miliardi, così come l'export 2 miliardi e mezzo. Per darvi un'idea, significa quasi il 40% di tutto quello che è l'export alimentare, l'export di vino delle aziende italiane. Allora,
diciamo che il primo dato che vi voglio mostrare è, riguarda questo dato che appunto veniva già citato prima, purtroppo negativo su quelle che sono le aspettative di chiusura in termini di fatturato delle aziende di vino italiano. 7 aziende su 10 si aspettano una riduzione per il 2020 del fatturato, a fronte di un 10% che invece dovrebbe vederlo aumentare. Se guardiamo le dimensioni delle aziende che hanno fornito questa tendenza, vediamo come 81% di chi vede una diminuzione riguarda le imprese piccole, cioè quelle sotto il milione di fatturato, mentre la percentuale di chi vede un aumento cresce con le dimensioni, cioè le aziende con un fatturato superiore ai 20 milioni aumentano fino al 15% di chi vede positivo. È chiaro che questo dato sottende diverse tendenze a seconda del canale di vendita in cui le aziende sono posizionate. Quello che le aziende si aspettano e che hanno visto in questi mesi è una crescita soprattutto delle vendite nel canale GDO, della grande distribuzione organizzata, perché vedete che 5 aziende su 10 hanno mostrato una crescita del fatturato in questo canale, così come anche nell'online. Qui addirittura la percentuale di crescita è ancora più rilevante, 8 aziende su 10. Va detto chiaramente che l'online in Italia pesa ancora poco sul totale delle vendite, siamo sotto il 2%, però questo vi dà l'idea di come la pandemia abbia innescato delle nuove tendenze che si consolideranno anche nei mesi e negli anni a venire. Di tutto segno opposto è purtroppo invece tutto quello che attiene al canale più tradizionale e in primis alla ristorazione. La parte bassa di questa diapositiva vi fa vedere come la percentuale delle aziende che vedono un calo nel canale della vendita diretta, nel dettaglio specializzato, in particolare le enoteche, e nella ristorazione siano la preponderanza. Addirittura 9 aziende su 10 hanno dichiarato che quest'anno le vendite in ristorazione sono diminuite. E anche qui, a seconda della dimensione considerata, vedete come sono soprattutto le piccole aziende, quelle sotto il milione di fatturato, a segnalare il calo più rilevante. Altra nota dolente è la questione dell'export. Qui siamo con una percentuale di aziende che ha dichiarato una diminuzione nelle vendite oltre confine del 63%, a fronte di un 18% che invece ha aumentato le vendite all'estero. E parlando di export, l'altro dato che vi faccio vedere è la percezione che le aziende hanno avuto nella diminuzione dei singoli mercati. Sono quasi tutti segni rossi per la maggior parte, a parte la Svezia che vede una crescita delle vendite e dell'export nella maggior parte delle imprese intervistate. Anche sulla Svizzera diciamo che la riduzione è meno sensibile, ma mano a mano che si scende di questa slide troviamo delle percentuali più alte di aziende che dicono di aver ridotto l'export nei mercati esteri. Alla base di questa diapositiva ci sono gli Stati Uniti e il Regno Unito, anche se mi preme sottolineare, ed è un dato che presenteremo lunedì, che fa parte della seconda sessione di questa ricerca, questi dati confermano il sentiment negativo delle aziende, ma non danno l'idea dell'intensità del calo che c'è stato, e le nostre stime mostrano come, mentre per il Regno Unito effettivamente l'export italiano quest'anno dovrebbe chiudere con un segno negativo a doppia cifra, nel caso degli Stati Uniti invece la percentuale è molto più ridotta, parliamo di un 2% in meno rispetto all'anno scorso, e questo per un motivo molto semplice, anzi per più motivi. Da un lato perché gli Stati Uniti hanno visto nella prima parte dell'anno una forte crescita delle nostre esportazioni, e questo ha mitigato un po' il periodo nero che si sta mostrando ora, e dall'altro perché comunque l'Italia è forte anche nel canale off trade degli Stati Uniti, quindi non solo nella ristorazione, e quindi c'è stato una sorta di bilanciamento di quello che sarà sicuramente il dato purtroppo negativo anche per questo mercato nel 2020. Io mi fermerò certo. Qui poi magari riprendo la parola per assolutamente tra pochissimo altre evidenze della ricerca. Tra pochissimo, grazie Pantini, ci ha già dato molti elementi, anche quest'ultimo dato, no? A proposito magari del sentiment delle aziende rispetto poi invece a come si andrà a chiudere davvero il 2020, è interessante quanto accaduto negli Stati Uniti, peraltro ha citato, l'abbiamo visto, il mercato del Regno Unito, della Cina, del Giappone, e noi tra pochissimo ci saremo. Direttore Mantovani, lo facciamo un primo commento, l'abbiamo visto però alla fine 7
7 aziende su 10 dicono andremo in negativo rispetto all'anno precedente, soltanto una su 10 dichiara che aumenterà le vendite. Sono sicuramente dati adulterati, diciamo così, dalla pandemia, ma sono dati comunque reali. Infatti sono dati molto difficili da commentare, sì, proprio per il fatto che sono avvenuti in questi mesi davvero complessi per tutti, e saranno ancora mesi complessi quelli a venire, perché oltre alla pandemia probabilmente ci aspettiamo anche qualche revisione di quelli che sono i confini dei mercati, nel senso che ci troveremo con un mondo più articolato e più complesso da un punto di vista geografico e anche dei sistemi geoeconomici. In questo specifico momento devo dire che il dato è anche un po' un bicchiere mezzo pieno rispetto a quello che sta succedendo di altri grandi produttori, e questo va dato un grande merito alle nostre aziende, va dato un grande merito anche alla loro capacità di reagire e di aver saputo tenere i rapporti con i mercati con grande fatica in questi mesi. Direi che emerge quindi una tradizionale forza di questo settore di sentirsi interprete, di sentirsi anche la capacità di, anche nei momenti più difficili, di tenere il mercato. Quindi vedo veramente il bicchiere in questo momento mezzo pieno, e con una prospettiva che se lavoriamo con più gioco di squadra, con più anche sinergia, anche con più utilizzo degli strumenti della nuova comunicazione, sì, sui mercati, ce la faremo. Anche con un aiuto, immagino, della comunicazione istituzionale. Certo colpisce, no, che a dichiararsi pessimisti sono soprattutto le aziende più piccole. Beh, questo è un dato che ci preoccupa molto, vuol dire che qui ci vuole davvero qualche intervento forte del sistema della promozione, qualche supporto straordinario da parte anche dell'Europa sul sistema del vino, oltre che del nostro paese. E devo dire che per quanto riguarda Verona Fiere stiamo già mettendo in campo tutto quello che è possibile in termini di manifestazioni. In questi giorni c'è Wine to Asia in corso a Shenzhen, con risultati davvero straordinari. In presenza. In presenza, questo lo diciamo con grande soddisfazione, perché conferma proprio nel regno del digital, perché la Cina è un po', come dire, l'avanguardia di questa frontiera dell'economia digitale. È un evento fisico, ci ha sorpreso come sia stato accolto con grande favore, con grande interesse. Certo. Ma quindi anche noi arriveremo a Vinitaly 2021 avendo messo in campo per le aziende tante tante novità che le aiuteranno a fare questo gioco di squadra che spesso ci dimentichiamo. E diciamo, non avendo più lo stadio vuoto, ma lo stadio pieno, insomma, lo speriamo. Ecco, quello sarà davvero fondamentale, perché poi, insomma, la presenza per il vino credo che sia sempre un fatto anche di benessere e di gioia. Anche se ovviamente poi nel corso di Wine to Wine ci saranno tanti appuntamenti dedicati agli esperti del settore, dedicati alle aziende, dove si parlerà di come affrontare questi nuovi mercati, con qualche incontro anche provocatorio, no? Ho letto il titolo, come vendere il vino ai Caraibi, devo dire che è un incontro che vorrei seguire sinceramente. Ma detto questo, torniamo però proprio ai mercati esteri. Quali sono i trend del futuro? Denis Pantini, torniamo da te per vedere queste altre slide. Al momento non ti sentiamo, quindi vediamo se abbiamo un problema audio con te o se lo abbiamo dalla regia. Bene. Mi sentite? Molto bene. Mi sentite? Ok. Allora, dicevo, adesso continuo quindi con l'illustrazione delle altre evidenze, sempre derivanti da questa ricerca, dove al di là di quello che è il sentiment di chiusura dell'anno, abbiamo anche chiesto però quali sono stati i principali fattori utilizzati dall'azienda per contrastare o ridurre l'impatto della pandemia sul business. E vedete da questi numeri come 5 siano state le leve fondamentali. Da un lato la forte propensione all'export, perché al di là dei numeri che vi ho appena fatto vedere, questo fa capire come il grande malato, diciamo, sia l'Italia come mercato di riferimento per le nostre aziende, mentre l'export, tutto sommato, tra alti e bassi, ha permesso a queste nostre imprese di ridurre l'impatto della pandemia. Quindi per un 50% dei rispondenti la forte propensione all'export è stata, diciamo così, salvifica. Così come anche la multicanalità, cioè il fatto di poter vendere su diversi canali, dalla grande distribuzione,
online, all'export, alle enoteche, al dettaglio specializzato, ha permesso in un certo modo di mitigare gli effetti negativi. Terzo, ma non meno importante, la notorietà del brand. Avere un brand famoso, noto in tutto il mondo, è stata una garanzia quantomeno di riduzione di questi impatti, così come anche le competenze, cioè il fatto di avere risorse umane in azienda preparate, un management di alto livello è stato di aiuto. E infine una maggior diversificazione dei mercati di sbocco, quindi una diversificazione del rischio, chiaramente ha ridotto queste problematiche. Ora, l'altra questione che abbiamo chiesto è stato poi anche, allora, per ridurre o per contrastare queste problematiche, che cosa l'azienda pensa di fare nei prossimi anni? E vedete da questa diapositiva come la digitalizzazione, quindi i social network e l'online, rappresentano gli interventi che le aziende intendono mettere in campo nel prossimo anno. Non solo in questo caso un qualcosa che riguarda le grandi aziende, ma anche le piccole soprattutto sulla questione dei social network intendono investire, così come anche un potenziamento dell'enoturismo, ovviamente questo quando i turisti stranieri potranno anche rientrare in Italia, ma non solo quelli stranieri, così come c'è un 20% di aziende che pensa di entrare nel canale GDO, alla luce un po' dei risultati positivi che hanno visto quest'anno. L'ultimo aspetto che mi preme sottolineare, e che lo dico con una certa preoccupazione, è quel 18% di aziende che per attirare la clientela pensa di attivare sconti o promozioni. E lo dico con preoccupazione perché sappiamo tutti che negli anni il vino italiano ha fatto grossi sforzi per potersi posizionare su livelli di prezzo più elevati. Soffriamo un grosso gap nei confronti dei concorrenti francesi da questo punto di vista, e capisco che la pandemia crei non pochi problemi a molte aziende, ma certo, ridurre o abbassare il prezzo di vendita poi rappresenta una problematica che sappiamo quanto sia difficile recuperare anche in tempi lunghi. Detto questo, vado verso la conclusione delle slide, facendovi vedere anche quali saranno, a detta delle aziende, gli impatti che l'epidemia porterà sui mercati di riferimento nazionale ed estero, e sono, diciamo, ipotesi o quantomeno risposte che si accomunano, nel senso che sia per quanto riguarda il mercato nazionale che per quello estero, le imprese si aspettano una forte riduzione del numero dei locali del fuori casa, quindi dei ristoranti, cioè il fatto che questi probabilmente non riapriranno più sia in Italia che all'estero, ma collegata a questa la riduzione dei consumi fuori casa e anche un calo del turismo e dell'enoturismo legato al problema appunto di stranieri che rappresentano una grande fetta di consumatori dei nostri vini sia in Italia che all'estero. Così invece, in senso positivo, l'aumento delle vendite online è visto come un fattore di crescita sia per quanto riguarda l'Italia che per i mercati esteri, e l'ultima cosa che segnalo è la preoccupazione nel consumo di vini locali, in questo nei paesi esteri, cioè il fatto che una concorrenza più alta arriverà anche dai prodotti nazionali. L'ultima slide che vi faccio vedere invece riguarda una visione di più lungo periodo, cioè alle stesse aziende abbiamo anche chiesto quali sono secondo loro i vini che creeranno o consolideranno nuovi trend in futuro nei prossimi 3 anni. L'abbiamo chiesto per i 7 mercati di riferimento che abbiamo analizzato, e in questa diapositiva vedete a sinistra il dato aggregato, la media aggregata, mentre a destra il paese dove questa tendenza sarà ancora più rilevante. La sostenibilità e i vini biologici rappresentano i trend che la gran parte delle aziende italiane ritiene creeranno trend di crescita nei prossimi anni. I vini sostenibili saranno ancora più accentuati nel caso degli Stati Uniti, mentre quelli biologici vengono dichiarati come una tendenza ancora più rilevante nel mercato tedesco. I vini premium, cioè di fascia più alta, interessano un 28% delle aziende a loro detta, e saranno ancora più forti, e impressionante la percentuale, 71% nel caso cinese. Quindi la Cina è un mercato dove nei prossimi anni dovrebbero affermarsi maggiormente i nostri vini di più alto livello qualitativo e di prezzo. Al contrario, i vini leggeri, quindi con minor
contenuto alcolico dovrebbero vedere il Regno Unito come mercato di consolidamento e crescita, mentre gli sparkling, gli spumanti rappresentano una tendenza che dovrebbe consolidarsi soprattutto in Russia. Va detto che gli spumanti rappresentano la categoria che con questa pandemia hanno sofferto più di tutti, ma sembra essere un problema, diciamo, interlocutorio. Finita la pandemia, infatti, la crescita degli sparkling dovrebbe continuare. Vieni più strutturati. Commentavamo da qui, Russia, forse c'era a brindare. Poca voglia di brindare c'era, Pantini, probabilmente. Regno Unito. Chiudo con la questione dei vini naturali, che invece dovrebbero trovare maggiore affermazione nei prossimi anni nel mercato giapponese. Bene, io sono andato veloce, ma spero di avervi dato tutte le informazioni utili e possibili per avviare il dibattito. Assolutamente. Successivo. Dennis Pantini, peraltro ci rivediamo tra poco perché ci darei anche un altro spunto. Grazie, ce ne hai dati moltissimi. Non hai sentito la nostra battuta da qui sul discorso del calo degli spumanti, probabilmente delle bollicine italiane nel mondo. C'era evidentemente poca voglia di festeggiare questo periodo che ha accomunato tutti. E sì, hai dato molti spunti, a ripartire dal fatto, con Mantovani lo volevo commentare, che cambia la fisionomia del business per la maggior parte delle aziende. L'abbiamo visto, si va verso l'innovazione, innovazione che poi si può giocare in diverse vie, il ricorso alle piattaforme proprietarie multicanale, il ricorso ai wine club. Che tendenza vede Mantovani? Direi che la pandemia ha davvero accelerato tanti processi che erano un po', come dire, sospesi, nel senso nessuno ci credeva fino in fondo, erano disponibili, però nessuno ci aveva ancora investito. Oggi vediamo che il mercato si aspetta questo, cioè di una rapida accelerazione su tutte quelle che sono le innovazioni che la nuova funzione digitale, per esempio, ci rende disponibili. Quindi multicanalità, l'e-commerce, wine to wine è fatto anche di 12 degustazioni online che si svolgeranno nei prossimi giorni fra tutti i continenti. Questa è una novità straordinaria che anche noi proviamo per la prima volta, e direi che tutti questi strumenti diventeranno, ahimè, abbiamo citato Bill Gates dice due cose sostanzialmente: si viaggerà il 50% in meno e faremo smart working il 30%. Se questo è vero, ci sarà, come dire, una maggior focalizzazione su alcuni canali, quindi il digitale, l'e-commerce, i wine club, ma permettetemi di dirlo, sarà anche decisivo sulle diversi mercati scegliere gli hub più corretti per essere presenti in maniera forte. E io credo che si andrà anche a questa semplificazione, e quindi i grandi eventi dedicati al vino, per noi parlo di Vinitaly, nei tre continenti, saranno straordinariamente importanti perché diventeranno qualcosa di unico ed è ancora più unico rispetto a quello che sono stati in passato. Ci si muoverà per andare ad essi in funzione della loro peculiarità, della loro specificità, della loro capacità di essere attrattivi. Possiamo dire meno incontri, magari, ma di maggior valore con maggiori per brindare veramente a qualcosa che sia un risultato economicamente misurabile. Lo speriamo. Citavi il Wine Club, se non mi sbaglio, leggevo addirittura il primo Wine Club nato negli anni 70 da un farmacista armeno, no? Questa non so se è verità o leggenda, ma poi ovviamente i wine club di oggi sono altri. Come si stanno organizzando le aziende? Però qualche altro dato da commentare insieme: il valore del brand su alcuni mercati, molto importante, e poi impressionante ad esempio quanto avviene in Cina. Tra poco ci andremo, avremo Michelle Liu come nostra prima referente per raccontarci i mercati esteri. Quando parlavamo del trend del futuro del vino italiano nei mercati esteri, in Cina soprattutto un dato altissimo, il 71% di ricerca di vini premium. Io credo che questo del brand sarà una scommessa importante, fortissima, su tanti mercati, e bisogna essere riconoscibili. Questa è la grande novità, che non è una novità, poi in realtà è un'altra accelerazione forte. Ci dicevano proprio nei giorni scorsi dalla Cina: dateci le ragioni per cui un vino deve essere interessante per un consumatore italiano. Deve essere un brand forte, deve essere il fatto che ha vinto tante competition, deve essere il fatto che è considerato nei rating particolarmente eccellente. Sono tutte ragioni che dovranno essere approfondite, studiate, utilizzate. E anche da quella parte del mondo era una tendenza già presente, quella dei wine club stava già nascendo, come dire, quasi spontaneamente attorno a gruppi di aziende, a gruppi di consumatori, a gruppi di
persone che si ritrovavano per il piacere, certo, di condividere un'esperienza. A gruppi di wine lovers ce ne sono sempre di più. Io prima non mi sono presentato, ma io sono un giornalista Rai non esperto, soltanto un wine lover, diciamola così. E detto questo, c'erano altri due dati che mi interessava commentare con il direttore Mantovani. Il primo, a proposito dei trend sempre nel futuro nei mercati esteri, sempre più la ricerca, in particolar modo negli Stati Uniti e non solo, di vini sostenibili e biologici. Queste sono scelte che le aziende italiane stanno già facendo da molti anni e che evidentemente devono continuare a seguire. Direi che per fortuna molte aziende si sono attrezzate negli anni scorsi su questa tendenza, magari non l'hanno ancora comunicato in maniera adeguata, però sarà una delle tendenze forti con cui usciremo da questa fase, certamente sul mercato americano, certamente sulla Germania, certamente sul nord Europa, ma penso anche sull'Asia e sulla Cina, sul Giappone, paesi che per noi saranno importantissimi nei prossimi anni. Questa tendenza, questa aspettativa è molto forte. Direi anche che dobbiamo imparare che tutto questo valore che noi abbiamo dentro i nostri prodotti e che diamo per scontato, adesso non voglio fare esempi, ma noi abbiamo delle storie straordinarie dietro a tanti nostri, certo, prodotti, e dobbiamo imparare che non sono scontate per il mercato straniero, per il consumatore straniero, ma vanno raccontate non con la complessità di lunghi racconti di grandi recensori, ma con la semplicità di chi lo produce e che riesce a trasmettere che dentro quel prodotto c'è un grande valore. Su questo da comunicatore sono molto d'accordo con lei. Le chiedo a proposito, scontato invece era il riferimento che faceva Pantini, forse non è bello, meglio non scontare i vini in questo momento, non far perdere di valore i vini italiani. Su questo anche se lo può sconsiglierei, essere... può essere una strategia veramente di brevissimo periodo, magari per risolvere qualche problema di qualche scorta, però non puntiamo sull'abbassamento dei prezzi, perché poi quando il mercato apprezza questo abbassamento diventa un po' la base da cui ripartire, e ripartire, certo, a riportare il valore dei vini italiani ai valori che siamo riusciti a portarli in questi ultimi 20 anni, se noi torniamo indietro sarà molto molto complicato. Bisogna dire che a volte è una scelta magari obbligata per alcune aziende, certo, quindi non si possono biasimare. Ultima domanda invece, stiamo viaggiando molto ovviamente con il digitale, ma invece andando dietro l'angolo di casa, quasi tutte, insomma molte aziende parlano di una forte riduzione evidentemente dei locali dove si venderà vino in Italia. Come sapete, da qui forse a pochi giorni ci riaspettiamo invece l'apertura in tutta Italia di bar, di ristoranti, di enoteche. Davvero dobbiamo pensare invece al dispetto dei mesi precedenti alla pandemia, dove i locali fiorivano, ad una forte riduzione? Beh, io non sono così pessimista, onestamente. Al di là dei dati che l'amico Denis evidenzia, io sono più ottimista. Penso che magari cambieranno un po' i canali del consumo, però per dire una battuta, ho visto dei dati proprio sul mercato americano. Il periodo della pandemia è stato quasi un periodo di grande consumo, magari è diventato consumo per le cene familiari, per le cene con gli amici in casa, e quindi dobbiamo essere attrezzati anche per questo spostamento dei luoghi del consumo del vino, e per cui non sono così negativo sul fatto che ci sia una ripresa, chiaro, della socialità attorno al vino. Ne abbiamo, anzi, bisogno. Iniziamo a girare per il mondo, a sentire ovviamente come va. Almeno giriamo un po'. Almeno giriamo, dai, anche stando fermi qui. L'abbiamo citata più volte, dobbiamo andare in Cina, laddove è partita la pandemia. Adesso vediamo invece scene totalmente diverse. Proprio in queste ore si celebra Wine to Asia in presenza, le degustazioni, le iniziative importanti che ovviamente hanno una forte valenza per il mercato italiano. Allora, Michelle Liu dovrebbe essere collegata con noi, peraltro unica donna a questo tavolo internazionale. Ben trovata Michelle, rappresenta Women in Wine Award, contemporaneamente sta vivendo proprio questa manifestazione fieristica Wine to Asia. E allora Michelle, dando un occhio ovviamente a quanto succede in Cina per quanto riguarda il mercato del vino, ti chiediamo però anche di farci vivere con le tue parole questo evento in presenza che si sta svolgendo a Shenzhen. Hi. Sono Michelle, vi chiamo da casa mia perché
Sono appena tornata da Shenzhen. Ieri abbiamo avuto grande successo con la nostra manifestazione Wine to Asia. Possiamo cominciare da questa base. Abbiamo fiducia per le tendenze future in Cina. Scusate, vedete la presentazione? No. Sì. Sarà Michelle, però can you see the presentation? No. La vedete la presentazione? E ce la puoi raccontare a voce, grazie. Tutto. Hai condiviso lo schermo. Bene, ottimo. Allora, ieri abbiamo fatto un forum, il secondo forum. Abbiamo avuto un pubblico di più di 100 persone e stiamo cercando di capire che cosa succede in Cina nel mercato dei superalcolici del vino, cercando di prendere in considerazione dati che vengono da fonti diverse. E questo ci può dare la possibilità di dare uno sguardo molto interessante a questo mercato. Eccoci qui. Quando parliamo del futuro di questo mercato, noi dobbiamo prendere in considerazione le condizioni attuali. Dopo il 2019 e dopo la crisi del Covid-19, a cominciare da settembre, il nostro PIL ha cominciato a ricrescere, a recuperare terreno. Naturalmente l'e-commerce vive ancora un boom e dalle statistiche attuali noi possiamo stimare che ci saranno transazioni pari a 15 trilioni di dollari per quanto attiene al consumo del vino nel corso del 2020. Molti di voi nutrono forti preoccupazioni riguardo le modifiche registrate sul mercato dopo la crisi del Covid-19. E siamo tutti d'accordo con gli altri oratori. Sicuramente il Covid-19 con la sua crisi ha accelerato cambiamenti che erano già in corso alla fine del 2019. Questi sono i dati che abbiamo registrato. Potete vedere che c'è stata una segmentazione, c'è stata una trasformazione dei canali di vendita e del comportamento dei consumatori. Possiamo vedere come si abbia qui un profilo dei canali più importanti. C'è stato un incremento della vendita attraverso l'e-commerce. Alcune aziende si sono trovate di fronte ad una situazione in cui dovevano assolutamente avere successo per poter sopravvivere. E potete vedere come si sono spostate le percentuali nel corso di questo periodo. La scelta dei consumatori si basa sulla consapevolezza del marchio, la brand awareness, sulla percezione della qualità dei prodotti e sull'accessibilità dei prodotti. Quindi i vini, le bevande, i vostri spritz devono essere assolutamente accessibili al pubblico cinese al momento. Siamo anche molto lieti di vedere come una nuova generazione di consumatori si sta sviluppando, soprattutto per il consumo tramite e-commerce. Qui
vedete la situazione relativa ai consumatori che sono nati dopo l'85 e dopo il 95. Potete vedere qui la situazione per i cittadini Z e per i millennials. Vedete come ci sia un consumo maggiore rispetto alle persone che sono nate dopo il 75. I cinesi sono disposti ad acquisire, a consumare anche prodotti cinesi. Una cosa sorprendente per il pubblico ieri e anche per noi è questa, che i cinesi si concentrano soprattutto sul consumo di liquori. Questo vale anche per le generazioni più giovani. Naturalmente vediamo che c'è uno spazio comunque per il consumo dei vini e dei liquori importati. Per esempio, come potete vedere qui, le persone cercano offerte di vini premium, di prodotti premium sul mercato. E c'è un recupero appunto dei consumi da parte delle nuove generazioni. Forse nel 2020 le città di quarto livello hanno avuto un aumento dei consumi che è stato il più elevato in tutto il mercato. Abbiamo anche individuato alcune parole chiave che possono consentire di individuare quelle che sono le tendenze fondamentali registrate sul mercato del 2020. In primo luogo dobbiamo notare come il vino cinese, prodotto quindi a livello domestico, a livello nazionale, stia diventando sempre più popolare. Vedete come il mercato sia segmentato e diversificato. Siamo disposti come consumatori a cercare, a sperimentare nuovi prodotti. E il consumo del vino viene visto come un indicatore dello status del cittadino, uno status symbol, se volete. Per quanto riguarda l'insieme delle occasioni di consumo, questo si sta diversificando. Da quando c'è stato il lockdown, la politica del lockdown, molti ristoranti sono stati chiusi e le persone quindi consumano sempre più a domicilio, nella propria casa, il vino, e lo consumano insieme agli amici. Abbiamo anche parlato di canali di vendita. L'e-commerce e le esperienze offline dovrebbero coesistere in Cina. Quindi possiamo vedere come vi sia un confine sempre meno definito tra un canale di vendita e l'altro, e probabilmente si dovrebbero promuovere delle sinergie tra un canale e l'altro. I cocktail bar e i wine bar stanno diventando sempre più popolari. Ci sono membri che vanno a consumare nei wine bar, che stanno cercando di individuare la possibilità di avere occasioni di consumo più sofisticate. Anche i social media sono importanti, le persone giovani che hanno accesso ai social media condividono le esperienze di consumo tramite i social media. E poi abbiamo anche il potere delle donne, vedete il she power. Il consumo di alcolici di solito vedeva lo she power, e perdonami, ma dobbiamo fare un giro del mondo per le tendenze del vino. Forse Michelle non ci sente, visto che torneremo da lei. Chiedo gentilmente alla regia
di poterli abbassare un attimo il cursore. Michel, torniamo da te, perché voglio chiedere anche a Nick Bielak, che ci ascolta in questo momento, cosa accade sul mercato inglese. Ci serve questo passaggio fondamentale, perché è interessante per le aziende italiane sentire come nel mercato inglese, abbiamo sentito quanto è interessante ovviamente ciò che sta accadendo nel mercato cinese, soprattutto per quanto riguarda la generazione Z, Millennium, per quanto riguarda, come dicevamo prima, Mantovani, anche vini premium italiani. Mentre cosa accade in Gran Bretagna per i vini italiani? C'è un difetto, soprattutto in un periodo di pandemia? Intanto vedete tutto il panel dei nostri relatori che adesso vi presenterò. Dicevo a Nick Bielak, c'è un difetto in questo momento, soprattutto per quanto riguarda la comunicazione dei vini italiani? Nick, ben trovato. Saluto da Londra. Allora partiamo dalla situazione attuale in cui ci troviamo a Londra. Londra rappresenta una città importante nel commercio di tutti i prodotti del mondo, è una vetrina, vengono tutti da tutti gli altri paesi del mondo, è una città cosmopolita, molto vivace, è importante. Purtroppo adesso devo raccontare un quadro un po' triste, nel senso che è una città abbastanza ferma, che non si è mai ripresa dopo il primo lockdown. Che significa? Significa che l'Oreca è praticamente fermo, e che significa per i nostri amici, colleghi, produttori italiani, che hanno sempre puntato su questo canale della ristorazione. Significa che diciamo che la macchina della vendita, distribuzione italiana si è un po' fermata qua in Inghilterra. La tendenza del consumo del vino, non ho i dati perché siamo ancora, certo, in questa situazione drammatica, si sta ancora diciamo facendo il suo percorso, però c'è stato un cambiamento importante nel consumo del vino, ovvero, un po' come in tutto il mondo, il vino si consuma a casa. Quindi che significa? Il consumatore inglese prende iniziative. Il consumatore sceglie in base a che cosa? In base alla riconoscibilità del prodotto in etichetta, anche di conoscenza, e quindi in base anche ad una conoscenza storica nella comunicazione. Possiamo dire, Nick, che questo lavoro di comunicazione... C'è una mancanza di questa conoscenza verso l'Italia, perché comunque, avendo puntato sempre sull'Oreca, per i produttori italiani è stata una cosa più facile tra la rete di sommelier italiani e quant'altro. Quindi il consumatore inglese, non avendo la conoscenza delle meraviglie che si trovano in Italia, il patrimonio dei vitigni e quant'altro, un po' va a scegliere la concorrenza più riconoscibile, la concorrenza del nuovo mondo, la concorrenza dei brand forti, con Cittoro ad esempio del Cile, per nominare uno. Purtroppo la differenza tra Inghilterra e la Germania, magari, oppure negli Stati Uniti, non ci sono. Chiaro, chiaro. Forti. Ecco, Nick, allora c'è tanto lavoro di comunicazione. C'è tanto lavoro di comunicazione da fare, come ci hai detto. Molto spesso, evidentemente, anche le aziende italiane, rispetto al mercato in Gran Bretagna, si sono adeguate al sommelier di turno, che poteva consigliare all'interno di un ristorante e raccontare un vino italiano. Con questo nuovo mercato bisogna saperlo raccontare meglio da remoto. A proposito, e allora qui, Aini Zakariassen, ben trovato, fondatore e CEO di Vivino. Chi è che non ha Vivino? Chi è che non lo utilizza? Io do qualche dato davvero impressionante. 15 milioni di utenti distribuiti in 227 paesi. Aini, allora ti chiederei innanzitutto come ti è venuta l'idea di Vivino e quali numeri sta facendo in un momento di pandemia. Ben trovato. Thank you very much. Purtroppo non parlo l'italiano, lo capisco ma non lo parlo, però penso che posso fare una breve introduzione comunque, se posso. Ok, sono molto lieto di essere qui, mi piacerebbe poter essere in Italia più spesso,
Mi piace sempre venirci, comunque grazie. Farò una breve introduzione spiegandovi, appunto illustrandovi Vivino. Sono molto contento di essere qui. Consentitemi quindi di darvi un'idea di che cos'è Vivino. Vi darò un'idea appunto di che cosa, di che cos'è. L'ho inventato, diciamo, Vivino, perché ero molto frustrato, perché non ero in grado di scegliere un vino buono tra l'offerta che si trovava disponibile nei negozi. Volevo cercare di poter sviluppare un'app sul vino che consentisse di avere appunto queste informazioni. Il nostro mercato sta registrando una crescita annua del 100% in media, e l'ha fatto negli ultimi 6 anni. Abbiamo avuto nel 2019 vendite di vino pari a 131 milioni di dollari, e stiamo per raggiungere la cifra di 250 milioni. Un'altra cosa importante è che soltanto il 15% dei vini che si possono acquistare sono registrati su Vivino, quindi c'è un grosso potenziale di ampliamento. Qui potete vedere quale sia il numero di etichette scannerizzate, vedete 1.400 milioni. Per quanto riguarda poi la pandemia, so che le persone hanno avuto dei momenti di grandissima difficoltà, è stata molto difficile la situazione anche per noi, per il nostro business. Non sapevamo che cosa sarebbe accaduto quando c'è stato lo scoppio della pandemia. A marzo le cose hanno cominciato veramente ad accadere in modo molto tragico. C'era stato a metà marzo un aumento delle vendite, uno spike possiamo dire. Poi nel secondo trimestre del 2020 avevamo avuto in aprile, in maggio, in giugno il più forte trimestre in termini di vendita. Potete vedere con una crescita a cui abbiamo assistito del 157, 137, 140% di crescita, dicevo, anno su anno rispettivamente. Qui vediamo un cambiamento. Adesso vorrei parlarvi un pochino di quello che vediamo per quanto riguarda il successo dei vini italiani sul nostro mercato. I vini italiani, secondo gli americani, hanno un'eccellente valutazione. Gli utenti, i consumatori americani danno di solito una valutazione di 4,55 stelle ai vini italiani rispetto agli altri utenti che vengono dal resto del mondo, Italia inclusa. I vini italiani continuano a registrare una crescita negli Stati Uniti, sono il mercato con la maggiore crescita. E allora che cosa succederà d'ora in poi? Potete vedere che qui abbiamo un vero e proprio cambiamento, abbiamo avuto un'accelerazione delle tendenze che preesistevano prima della crisi. Ci siamo trovati appunto a vedere come le tendenze che si sviluppavano intorno a noi hanno cominciato ad accelerare fortemente, e abbiamo quindi visto un profilarsi di opportunità e di minacce sul mercato. C'è un'accelerazione delle vendite tramite l'e-commerce, molti però non hanno una strategia, e questo sarebbe necessario, è necessario sviluppare una strategia per le vendite.
ci deve essere assolutamente uno sviluppo di strategie per far fronte alla situazione. Inoltre, potete vedere come ci sia un rischio reale di recessione che ci troviamo di fronte, di recessione economica, e possiamo soltanto tirare ad indovinare per quanto riguarda come si svilupperà la situazione d'ora in poi. Ci sono tutta una serie di sfide cui dovremmo fare di fronte, cui dovremmo fare fronte. Quindi grazie. Poi perché io dopo ti voglio fare un'altra domanda veramente breve in conclusione, perché i cervelli come i tuoi, le teste come le tue e come le mie, quelle con pochi capelli e tante idee, secondo me stanno partorendo qualcosa oltre a Vivino per il futuro, quindi dopo magari ti proverò a chiedere un'anticipazione, però come vedete abbiamo ancora tanti mercati da analizzare. Thierry Cohen, per quel che riguarda l'altro fronte asiatico, il Giappone, ben trovato Thierry, in questo caso ovviamente parliamo di un'esperienza di molti anni a partire da tuo papà per quanto riguarda il vino, non solo il cibo italiano in Giappone, qual è lì la tendenza? Cohen, ben trovato, anche a te 5 minuti per favore. Sì, grazie. Buongiorno, sono Thierry. Allora, prima di parlare sul vino, volevo un po' spiegare la situazione della pandemia, perché è stata un po' diversa qui in Giappone. Quindi, come il resto del mondo, abbiamo avuto la prima crisi, la prima vaga da marzo a giugno, però era abbastanza controllata e hanno fatto una lockdown volontaria, che vuol dire che la gente non andava più al ristorante perché il governo giapponese ne aveva detto di fare così. Quindi ovviamente tutto il consumo del vino e di cibo ha sofferto parecchio per questi 3 mesi. Poi a luglio si è un po' riaperto e fino a un mese fa andava molto bene, pensavamo molto bene, vuol dire che avevamo 500 casse al giorno. Sì. In tutto il Giappone, un paese di 127 milioni di abitanti. Invece adesso, la settimana scorsa, siamo ritornati sui 2.500, che so che non è tanto in paragone all'Europa e in America. Sì, però da qua ti arrivi, diciamo, sì. magari noi ad avere questi dati, purtroppo. Sì, però dalla mentalità giapponese sono un po' spaventati, quindi adesso la settimana prossima ritorneremo un altro tipo di lockdown volontaria e vediamo dove va a finire. Chiaro, sul mercato del vino cosa accade? Per il vino è un mercato molto stabile, ormai da 2012 l'importazione sono a 20 milioni di casse all'anno da tutto il mondo. Che rappresenta che il giapponese medio beve 2 litri a testa per capita all'anno, quindi è abbastanza, 2 litri al mese diciamo, è abbastanza basso ma molto stabile. L'Italia ha sempre avuto i suoi da 18 a 20% di quote di mercato, molto molto stabile, qualsiasi cosa, qualsiasi crisi del 2008, il terremoto o i cileni che hanno avuto una tassa favorevole in 2010, qualsiasi cosa, l'Italia ha sempre mantenuto i suoi 20%. Ma il problema è che questo è dovuto da tante ragioni, che i giapponesi adorano l'Italia in generale, ma anche perché ci sono tanti tanti ristoranti italiani, quindi il mercato del vino è composto che solamente un terzo del vino è venduto nei ristoranti, quindi 2/3 è bevuto a casa. Certo. Mentre per l'Italia 60% di tutta l'importazione del vino italiano è venduto nei ristoranti e solamente il 40% nella grande distribuzione. Quindi cosa consigli, Thierry, alle aziende italiane ovviamente per essere più presente sul mercato giapponese oltre ai ristoranti? Cosa consigli alle aziende italiane per essere più presenti ovviamente nel mercato al di fuori dei ristoranti? Per i prossimi 4-5 mesi molta pazienza, perché dobbiamo aspettare che il mercato ritorna, ma diciamo che di sicuro dobbiamo fare molto più promozione nella grande distribuzione come degustazione, come tasting. Ma io non sto dicendo
degustazione nei supermercati di alto livello, department store, eccetera, perché lì appena appunto 1% di giapponesi vanno a fare le spese. Sto parlando invece del livello di un supermercato medio, perché il 70% del vino che è consumato in Giappone ha un listino, un prezzo di listino sotto i 10 euro. Certo. Che vuol dire che è uscito dall'Italia sotto i 2 euro. Quindi questa è un po' la media del mercato. E noi non dobbiamo avere paura di questo mercato, perché chiaro, è molto chiaro, grande, molto importante, e l'Italia è capace di vendere in questo mercato. Grazie Thierry, questa è l'esperienza dal Giappone. Andiamo a vedere invece cosa accade negli Stati Uniti. John Maramarco, anche lui a supporto delle slide, per capire qual è la tendenza sulla vendita del vino e non solo negli Stati Uniti, anche dei vini italiani. Mi sembra anche in questo caso abbiamo dei dati in chiaro scuro da quello che vediamo prima da Dennis Pantini. Maramarco, ben trovato. Thank you very much. Grazie, condivido il mio schermo. Le riesci a condividere? Ci proviamo tra pochissimo, poi ovviamente l'ultimo Aini sarà dedicato a Donato Lanati, che ci racconterà in tutta questa esplosione di numeri però cosa succede poi in vigna. La vigna non ha subito la pandemia, si spera, però sta subendo qualcos'altro dai cambiamenti climatici in poi. Maramarco, ci siamo riusciti forse con le slide? Thank you. Can you see my... Riuscite a vedere le diapositive? Le tue slide, torniamo da te tra pochissimo, visto che l'ho già annunciato. Donato Lanati, facciamo una pausa tra tutti questi numeri, andiamo a vedere che cosa succede in vigna, quali sono le sfide che bisogna affrontare tutti i giorni sulla terra. Ben trovato Lanati. Buongiorno a tutti, ciao. Sentito. Non vorrei essere troppo antipatico per raccontare cosa succede nella vigna, che comunque è un mezzo per rinnovare continuamente la nostra vita. Io faccio l'enologo, ma il vino si fa con l'uva. E certamente spero di avere poi la possibilità di raccontare come col vino italiano ne usciremo da un punto di qualità qualitativo rafforzati. Comunque noi dobbiamo fare i conti con un cambiamento climatico che ha degli effetti sulla vite e quindi sulla composizione dell'uva. L'incremento della CO2 nell'atmosfera ha fatto sì che ci sia stato un aumento, che ci sia un aumento di temperatura dell'aria e un aumento dell'effetto serra. Il surriscaldamento porta a una velocizzazione della disidratazione e quindi un consumo di acqua esagerato e diminuzione delle risorse idriche della terra. Poi dobbiamo rendersi conto che quando i raggi del sole colpiscono un asino direttamente, la temperatura che ha al suo interno è addirittura superiore a 10 gradi rispetto a quella che troviamo nel mondo esterno. E questo favorisce delle reazioni di ossidazione chimiche che portano poi a una maturità cellulare precoce. Ma cosa succede dentro un asino? Questo lo sa tutto il mondo, con questo cambiamento climatico si ha una diminuzione notevole della acidità titolabile, un aumento esagerato di pH in certi casi e un aumento degli zuccheri che continuano a incrementare e non subiscono una degradazione termica. E poi gli aromi varietali diminuiscono per distruzione dovuta a questa temperatura. Per i vini bianchi la maturità cellulare precoce porta in fase di pressatura un passaggio di tra i tannini, che sono in particolare dei flavonoli, che portano poi a un'azione di pinking, cioè cambiamento e virano verso il rosa. Nei vini rossi si può avere un degradamento degli antociani, già nell'asino, e una velocizzazione delle reazioni di sintesi di alcuni flavonoli come la quercetina, che dà dei problemi. Ma il problema più grande che si può avere nei vini rossi è quello che quando le uve rosse sono esposte a alte temperature si formano dei tannini morbidi, quindi quando si ottiene il primo vino sembra morbidissimo, piacevolissimo. In realtà questi tannini morbidi, quando devono affrontare l'affinamento e fare una polimerizzazione con gli antociani, quindi produrre un vino dal colore
stabile e di qualità, questi quando cedono i loro elettroni per far procedere il processo formano tra di loro delle molecole che alla sensazione poi del palato sono astringenti, secche, asciutte. E gli antociani da monomeri non riescono a legarsi in polimeri, quindi non sono più stabili. Senta, professor Lanati, ma quindi come si combatte questo pinking, questo tannino troppo morbido? Si combatte soprattutto in vigna? Si combatte in cantina? Quali sono gli espedienti che si possono utilizzare? Senz'altro, questo vale soprattutto per i vini di qualità, anche se tutti i vini devono essere di qualità, di quelli da 2 euro a quelli costosissimi. Certamente bisogna avere un maggior rapporto di complicità col proprio vigneto, che è la vera risorsa di un produttore di vino, la vera ricchezza. Quindi specialmente nei posti di grande eccellenza la vite si mette a dialogare col produttore e c'è uno scambio continuo per capire lei che cosa ha bisogno, il produttore cosa deve fare. Soprattutto è il vigneto che bisogna leggere meglio e poi bisogna fare più ricerca anche in cantina. Ecco, e questo rapporto di complicità, e andiamo a chiudere, diffuso tra i viticoltori italiani, su questo da dare un suo giudizio totale? Il loro successo, perché dovranno considerare per esempio un rapporto tra foglie giovani che sono dissipatrici di acqua e di foglie più vecchie, quindi magari virare verso delle forme di allevamento come l'alberello, poi utilizzare dei porti innesti che resistono alla siccità, oppure chiedere alla genetica di individuare delle varietà, dei cloni che resistano a degli stress idrici. Comunque le dico dialogare molto di più col vigneto e fare così un'intersezione uomo-vite per fare un grande vino, perché poi il vino è l'espressione della nostra cultura, ma della capacità di intuire le variazioni di un territorio, certo, da parte dell'uomo. Professore, grazie, grazie per il suo intervento. Noi torniamo anche ai numeri, ai trend, torniamo negli Stati Uniti. Chiamo da Marco, adesso dovremmo aver raggiunto un rapporto di complicità maggiore con le slide da condividere. Eccole, le vediamo. Thank you very much. Grazie, grazie a tutti. Vi chiamo dal Colorado. Vorrei parlare del mercato americano. Per capire il futuro bisogna capire il passato. Qui ci sono tante curve, vedete il mercato complessivo delle bevande alcoliche. La cosa più importante è che c'è questo cambiamento di anno in anno per lunghi periodi. Il vino è blu, per un periodo è aumentato del 3% il volume, ma negli ultimi anni c'è stata una sorta di diminuzione e al tempo stesso le bevande alcoliche sono aumentate negli ultimi anni. Vedete che quanto sono aumentati per volume i super alcolici. Quindi c'è stata una lotta per accaparrarsi le quote di mercato in un mercato che non cresceva. Gli Stati Uniti sono sempre stati un mercato di sbocco interessante per i vini italiani, quindi un grosso mercato, 410 casse all'anno. Ma ovviamente tutto è cambiato con la pandemia. Vediamo adesso le tendenze dell'importazione di vino italiano verso gli Stati Uniti. I vini fermi sono stati stabili a lungo periodo. Vedete che il valore complessivo è aumentato, ma non tanto il volume. I vini spumanti sono cresciuti tantissimo, cioè intendo quelli di origine italiana. Ma poi c'è stato un cambiamento. Una categoria che nel 2020 è andata alla grande con la pandemia sono stati i vermouth, nel senso che si facevano i cocktail in casa. Il vermouth ovviamente è una bevanda base per i cocktail. C'è stata questa crescita, quindi, per cui si è consumato tanto vermouth a livello domestico. Non penso comunque che questa sia una tendenza destinata a durare molto a lungo. Una cosa da dire
rispetto al mercato americano e che c'è una forte frammentazione. Giusto per capire, bisogna che il TTB approvi tutte le etichette che entrano nel paese, 125 l'anno scorso, quindi i consumatori hanno, diciamo, una grossissima scelta. Quando vediamo il mercato americano, vediamo che ci sono 35 milioni di consumatori abituali che consumano l'85% di tutto il vino che viene venduto negli Stati Uniti. Vedete, ci sono 125.000 nuove etichette che vengono introdotte. Quindi per ogni bottiglia acquistata ci sono 1.000 scelte in più, quindi è molto difficile farsi strada in questo mercato. Vediamo quali sono stati gli impatti della pandemia. C'è stato uno spostamento verso l'asporto, l'off-premise. Vedete che queste sono state le tendenze, le cantine piccole hanno fatto fatica ad imporsi. L'online è aumentato anche con i retailer tradizionali, i supermercati. Cosa significa questo? Che invece che andare al supermercato a comprarsi la bottiglia di vino, il consumatore se la ordina online. Per quello che riguarda i vini italiani, meno del 6% di tutti i vini venduti negli Stati Uniti era nel canale Horeca. Adesso ci sono stati tutti questi cambiamenti a seguito della pandemia, dei comportamenti delle persone, le abitudini sono cambiate tanto con il Covid-19. E quindi si compra più online, questa è un'accelerazione che non possiamo assolutamente negare. Ci saranno molti che falliranno, non ce la faranno a stare in piedi. Ne avevamo molti, 400.000, adesso ne avremo 300.000 quando si riaprirà. Una volta che la pandemia sarà finita, non torneremo al 12% e siamo partiti dal 16% prima della pandemia. Vuol dire che per i piccoli avranno fatica a riprendersi. Un'altra cosa che vediamo è che l'aumento della popolazione negli Stati Uniti sta rallentando esattamente come in Europa e quindi il consumo complessivo di alcolici che cresce più lentamente. Quelli che avranno successo saranno quelli che sapranno stare a galla in questo nuovo mercato, quando si lavora per lo più nell'asporto piuttosto che nel canale Horeca e l'e-commerce, ma bisogna capire che ci sono dei siti esclusivi come il wine.com o il vino con cui confrontarsi. E a questo punto ridò la parola al moderatore. Per aver rispettato i tempi, allora chiedo a tutti di rispettarli fino alla fine e dunque vi do un minuto per ognuno. Torno da Michelle Liu, mi scuso ancora per averla interrotta prima brutalmente, non sono stato cavaliere, per chiedere, Michelle, ma come sta andando a Shenzhen questo appuntamento in presenza, questo Wine to Asia? Quante persone ci sono? Come avvengono i controlli? Ci sembra in questo momento qualcosa di unico a vederlo, visto che noi non possiamo farlo. Raccontacelo te in un minuto. Non ho sentito la traduzione. Conti, che cosa sta accadendo a Shenzhen con Wine to Asia? If I understand it wrong. Volete sapere che cosa succede alla fiera, no? Wine to Asia, per l'appunto, è una
si tiene in una in condizioni molto particolari in questa città. Noi eravamo molto preoccupati del come sarebbe andata la fiera del vino quest'anno, ma abbiamo avuto tantissimi visitatori, da quello che posso vedere io, ve lo assicuro. Ci sono diversi filoni di consumo in Cina, ci sono delle persone che sono più facoltose e che si scelgono la Borgogna, per esempio, oppure dei vini di grande pregio. Invece per il consumatore comune la questione è diversa, ovviamente vuole un buon rapporto qualità-prezzo. L'intero mercato cinese, sono molto preoccupata rispetto ai vini australiani, perché ci sarà una tassa del 200% sui vini australiani che vengono importati nel nostro paese. Questa è la misura che il nostro governo ha in mente e questo inciderà sulle decisioni di acquisto da parte del consumatore. Ci sarà un impatto immediato e al tempo stesso penso che il mercato nazionale è enorme da noi, è un mercato enorme. E sempre più opportunità. Grazie Michel. Nick Bielak e Thierry Cohen, veramente una battuta finale sulle prospettive future in Gran Bretagna. Che cosa vedi per il mercato del vino, Nick? Allora, secondo me questo momento di fermo di Horeca rappresenta una grande opportunità per l'Italia e l'Inghilterra, dove i grandi nomi non sono riconosciuti e quindi è un momento decisivo per i produttori italiani in modo particolare, ma anche gli enti pubblici di supporto, di creare una strategia commerciale di distribuzione che bisogna interpellare i protagonisti inglesi, ovvero i giornalisti inglesi, non la solita rete italiana, ma il Master Wine Opinion Leader, e di essere presente nel canale, non aver paura della GDO, anche se si è presente nella ristorazione, di creare una strategia intelligente dove si è presente anche con grande accessibilità al consumatore finale. Mi sembra interessante, Nick, questa cosa che hai detto del non aver paura della GDO, che è un po' il messaggio che arriva anche dal Giappone, no? Da Thierry Cohen. Thierry. Esattamente, dobbiamo sapere che se il 70% del mercato del vino è nella GDO, noi dobbiamo entrare lì. Penso che l'Italia ha tante forze sul vino, ma uno è il valore a qualsiasi prezzo per il suo vino. E siccome l'Italia ha un'immagine molto alta con il consumatore sul modo di vivere, il lifestyle, eccetera, e se noi possiamo promuovere il lifestyle italiano nella GDO attraverso il vino, certo, Non c'è dubbio che ci sarà un successo. E non dimenticarti, sono le Olimpie, dovrebbe essere le Olimpie l'anno prossimo a Tokyo, sarebbe una bella occasione per promuovere. Dovrebbero. Io volevo chiudere con Heini Zakariassen per chiedergli qual è la prossima idea. Dopo Vivino, che cosa ti sei inventato? Che cosa ti inventerai? Ovviamente non ce lo vorrai svelare mai, però hai un'idea nuova legata al vino? Someone is gonna... Una rapida non ha sentito la traduzione, dice, non so come mai. Al vino? I think Thierry is trying to translate, but he's muted. He's asking you what is going to be your next project for wine promotion. Yes, next project. Quindi il tuo prossimo progetto per il mercato. C'è un progetto su cui lavoriamo al momento. Abbiamo messo insieme tutti questi dati, raccolto tutti questi dati, visto la promozione dell'e-commerce, vorremmo raccogliere queste conoscenze sul vino e metterle insieme alle conoscenze che abbiamo sugli utilizzatori, i consumatori del vino, per vedere poi
se ci sia un buon matching tra i dati di cui disponiamo per arrivare ad una personalizzazione del consumo. Questo sarebbe molto importante per noi per il futuro. Assumo evidentemente dai tanti dati a vostra disposizione. Allora, grazie Aini Zakariassen, grazie a Thierry Cohen, grazie Nick, grazie a John Maramarco, Michelle Liu, grazie per essere stata con noi, anche al professor Lanati. Insomma, direttore Mantovani, peraltro Bierak faceva anche un riferimento al ruolo degli enti italiani di supporto e tra poco parleremo proprio con ICE e con ISMEA. A 30 secondi a chiudere questo giro del mondo che abbiamo fatto, le tendenze sembrano quelle, cioè un mercato italiano che non deve aver paura ad esempio della GDO, che non deve aver paura anche di lanciarsi su nuovi mercati, nel portare, posso dire, nelle tavole di tutto il mondo e non più soltanto nelle tavole dei ristoranti di tutto il mondo il proprio vino. Beh, direi che emerge da questo dibattito una forte, come dire, dimensione della scelta del consumatore e quindi certamente brand, certamente presenza nella GDO, ma certamente tanta comunicazione. E ritorno un attimo a Wine to Asia. Siamo contentissimi di avere migliaia di persone presenti a quell'evento in presenza, face to face, alle masterclass, ai wine tasting, e devo dire siamo contenti soprattutto di avere una presenza italiana davvero straordinaria, metà degli espositori circa sono italiani, grazie, e grazie alla collaborazione soprattutto dell'ICE, di ITA Agenzia, sentiremo fra poco il presidente, è stata una partnership davvero vincente e questo è il metodo da studiare e da pensare anche per il futuro. Grazie, devo dire, anche alla rete della diplomatica italiana in Cina che c'è stata e ci ha dato un grande supporto e abbiamo fatto un vero grosso lavoro di squadra in quel paese per un evento che fino all'ultimo era stato un po', come dire, difficile da immaginare, certo, come realizzabile. Ce l'abbiamo fatta con grande successo grazie a tutti questi collaborazioni anche istituzionali. Ci sono stati dei dati interessanti, ad esempio anche quelli arrivati dagli Stati Uniti, avete sentito, no? Ad esempio sul rilancio dei vermouth per quanto riguardava il consumo casalingo e anche un ritorno evidentemente ai cocktail. Detto questo, però, andiamo al lato istituzionale, poi torneremo da Pantini per vedere altre due slide interessanti da commentare e poi sentiremo la voce dei produttori italiani. Allora dovremmo avere il direttore di ISMEA, Raffaele Borriello, innanzitutto per il suo saluto, ben trovato direttore, ovviamente ISMEA, l'Istituto di Servizi Buongiorno. Per il Mercato Agricolo Alimentare, qual è il vostro lavoro a supporto delle aziende? Anche a lei le chiedo un intervento di 4, massimo 5 minuti, direttore. Beh, intanto un saluto a tutti e un ringraziamento al presidente di Verona Fiere e al direttore Mantovani per avermi invitato a questa volta. 3-4 minuti giusto allora per riprendere alcuni elementi che sono stati sottolineati anche nella relazione fatta da Denis Pantini su quello che può essere il futuro del settore del vino, ma il futuro dell'agroalimentare italiano. Intanto un futuro secondo me che ha tanti elementi ancora di incertezza. Innanzitutto un'incertezza legata proprio alla durata della pandemia. Oggi si dice che bisogna riaprire, non si riapre, non si sa che cosa, per quanto tempo, i vaccini, eccetera. E questo è un clima di incertezza che sicuramente, diciamo, influisce anche sulla capacità di fare delle cose, di fare le cose giuste. Un'incertezza sulla situazione economica globale e sul commercio internazionale che influisce pesantemente su un paese e su un settore come quello del vino, dove noi siamo importanti esportatori, siamo i secondi esportatori in termini di valore a livello mondiale e i primi in termini di qualità. E un'incertezza sugli effetti delle politiche che i governi hanno messo in campo e che stanno mettendo in campo, che in questa prima fase hanno puntato a a dare sussidi e a sostenere le imprese in questo momento di crisi. Ma bisognerà capire quando la ripresa si riattiverà anche attraverso degli investimenti che poi sono il vero motore per ripartire. Dico questo perché ecco, l'unica certezza che in questo quadro di incertezza che c'è è quello che diceva appunto Denis Pantini, cioè che le esportazioni rappresentano la vera nota dolente, perché le esportazioni per il settore del vino, per l'agroalimentare, per il Made in Italy e per il nostro paese sono determinanti, proprio perché negli ultimi anni noi abbiamo affrontato in maniera
egregia la crisi economica proprio grazie allo sfogo sui mercati esteri. Quindi una minaccia che si profila proprio in modo concreto è appunto il calo delle esportazioni agroalimentari che, certo, come abbiamo detto, avevano raggiunto nel 2019 un record storico. Intanto per l'incertezza che c'è anche sugli scenari e in termini geopolitici, ma anche perché, notate bene, in tutti i paesi, una volta che sarà passata l'emergenza, non ci si dimenticherà molto facilmente degli appelli a produrre nazionale, appelli che si stanno intensificando in molte realtà. Ecco, quindi sulle esportazioni il bisogno. Sull'appello lei dice anche sull'appello anche al consumo nazionale, il riferimento è anche a quanto sta accadendo, c'è tutto un dibattito legato ad Amazon e non solo. Sì, perché ecco, arrivavo proprio a questo aspetto, perché volevo dire che sulle esportazioni, ma anche sul consumo nazionale, il tema non è tanto, è stato fatto tanto, poi ce ne parlerà anche il presidente dell'ICE, sul fronte della promozione, certo, si stanno impegnando importanti risorse, la stessa ICE sta facendo un ottimo lavoro, ma ci sono alcuni temi che sono essenziali per favorire le esportazioni. Uno su tutti è la logistica, sono le infrastrutture, perché noi ci dobbiamo preoccupare come portare i prodotti all'estero. Il tema delle infrastrutture non è una novità per il nostro paese, che già era in ritardo prima della crisi. La crisi ne sta solo accentuando, certo, diciamo, Borriello ci sta aprendo un altro aspetto gigantesco, anche per come è fatto morfologicamente il nostro paese, per come è fatto politicamente, per le divisioni regionali. La ringraziamo perché ha già lanciato di fatto il prossimo intervento, il saluto, la testimonianza dell'ICE, lo diceva già anche Mantovani, il presidente Carlo Ferro, e tra pochissimo invece con la ricerca di Wine Monitor vedremo proprio che cosa chiedono le aziende italiane alle istituzioni, quale tipo di aiuto per il sostegno del settore all'estero. Presidente, ben trovato, anche a lei le chiedo un intervento sui 4 minuti, grazie. Buon pomeriggio, saluto e ringrazio per l'invito il presidente danese Giovanni Mantovani, saluto l'amico Borriello. Credo che, dato il tempo, possiamo andare direttamente sui 3 punti che volevo toccare con voi. Sì. Il primo è non solo l'importanza del settore del vino che tutti conoscono, ma la grande attenzione e assicurazione che questa è una priorità per l'attività dell'ICE di supporto all'esportazione. E qua io voglio dire un numero che spesso non è ricorrente della serie «Sapevate che?». Il vino, se escludiamo per altri settori il valore delle importazioni di materie, è il comparto che dà il maggior contributo alla bilancia commerciale nazionale per circa 5 miliardi di euro. Qua i numeri ovviamente dei primi 8 mesi non sono brillanti, ma devo dire forse non è neanche poi un tracollo, giusto? Un segno, un meno 2,6%, con alcuni mercati come la Germania e la Svizzera che sono in crescita, indica che comunque l'Italia in questo momento di pandemia globale sta facendo meglio di Francia, di Spagna, degli Stati Uniti, dell'Australia e del Cile. Però questo non toglie che l'azione di supporto debba essere accelerata. E qua quindi veniamo anche al patto per l'export, alle iniziative che abbiamo messo in campo in questa direzione. Sicuramente credo una delle grandi sfide che i produttori di vino, come tanti produttori di beni di consumo oggi stanno vivendo, è lo spostamento dei canali di distribuzione. Ne avete parlato questa mattina, molta meno domanda Orica e un'esplosione dell'e-commerce. Ecco, ICE nella attuazione del patto per l'export, che è anche una grande azione di sistema, dove sia il Ministero degli Affari Esteri che il Ministero delle Politiche Agricole sono di grande guida e supporto, ecco, ha messo in campo 4 azioni che vanno qua in direzioni credo di grande interesse per il vostro settore, una delle quali è il piano di comunicazione del Nation Brand, un'altra sono le iniziative sull'e-commerce. Nelle iniziative sull'e-commerce direi che siamo particolarmente attivi. Oggi abbiamo ad oggi 25 accordi firmati per vetrine del Made in Italy in 13 paesi per la partecipazione al regime di 4.250 aziende, di questi 17 riguardano il vino.
vicino, e qui c'è Amazon in 4 paesi, ci sono Alibaba, WeChat, Jidong e Food to China per la Cina, poi c'è il Regno Unito, la Russia, certo, la Polonia, la Finlandia, il Brasile, il Canada, e buona notizia, proprio questa settimana abbiamo chiuso quello con Tannico per essere poi con loro presenti in 18 paesi. Presidente, insomma, anche nel suo breve intervento ci ha fatto capire come anche questo dibattito sulle piattaforme e sul acquistare italiano sia relativo, perché ha parlato appunto, no, di quante aziende poi italiane su Amazon o sulle altre piattaforme. La ringrazio, la invito a restare con noi perché oltretutto ci sta ascoltando la ministra Bellanova, che tra poco vuole sentire anche il parere delle aziende, ma sentiamo innanzitutto ultima slide con Denis Pantini e il commento di Mantovani. Le aziende, quali misure poi sostanzialmente chiedono a sostegno del settore? Pantini, ci vuoi far vedere l'ultima slide? Io annuncio la domanda. Secondo lei, quali misure dovranno adottare le istituzioni italiane ed europee per supportare e rilanciare il settore nei prossimi anni? Eccomi, adesso vi mostro la slide. Scusate, ma non riesco a trovarla subito. La proviamo a vedere, che comunque avrà un chiaro riflesso sia per quel che riguarda la promozione OCM sui mercati europei, sia il discorso delle fiere. Sì, diciamo che la slide, vabbè, in questo momento non riesco a farvela, a mostrarvela. È stato chiesto alle aziende quali fossero gli strumenti e gli interventi necessari per rilanciare il settore nei prossimi anni, e tutto prende spunto un po' anche dalla considerazione che faceva Raffaele Boriello, cioè il fatto di mantenere il presidio sui mercati internazionali, perché il problema sta nel fatto che gli stessi paesi, gli stessi mercati esteri vedono con maggior attenzione anche i prodotti locali, e quindi per evitare di perdere quote di mercato necessariamente quello che le imprese italiane chiedono alle istituzioni è di mantenere questo presidio attraverso campagne di promozione istituzionali, così come anche la prima risposta che ci è stata data è quella di spostare se possibile anche forme di promozione legate all'OCM nei mercati europei, che oggi sappiamo l'OCM è promozione è possibile solo sugli extraeuropei. E questo perché chiaramente il mercato europeo è un mercato di prossimità anche per i produttori più piccoli, e quindi certo, necessariamente da questo punto di vista l'aiuto può essere fondamentale, così come anche l'incentivo alla digitalizzazione e, mi permetto anche di sottolineare, la salvaguardia e il rilancio degli eventi fieristici, che rappresenta il quarto intervento richiesto dalle imprese italiane. Tengo a sottolineare come in un'altra domanda che abbiamo fatto sempre nell'ambito di questa ricerca abbiamo chiesto quali sono gli strumenti che le imprese usano maggiormente per mantenere e sviluppare il business, e 8 su 10 ci hanno proprio detto che le fiere rappresentano il principale strumento per fare questo. Allora su questo chiedo un commento direttamente a Mantovani, insomma, al di là di questo evento digitale che avete organizzato con tanta forza, con tanta passione, però 8 imprese su 10 ci vogliono essere, vogliono prendersi lo stand, vogliono parlare direttamente con i buyer. Ma è quello che dicevo un po' prima, penso che i grandi eventi internazionali di carattere espositivo, fieristico, di networking e di incontro resteranno essenziali, bisognerà che siano eventi di grande caratura continentale, intercontinentale, quindi siano eventi in qualche modo unici. Saranno ovviamente, e questa sarà l'eredità di questo periodo, eventi anche fortemente arricchiti dalla dimensione digitale, dalla dimensione multicanale, dalla dimensione anche del rapporto che perduri tutto l'anno su questi strumenti, in modo da rendere la relazione fra le community dei produttori, le community dei consumatori e dei buyer relazioni sempre più stabili e sempre più gestibili lungo tutto il periodo dell'anno. Mi piace anche commentare questo dato sull'OCM. Non so se lo strumento sarà l'OCM, ma certamente qualcosa sul mercato europeo dovremmo inventarci, perché è un mercato vicino, ma è anche un mercato molto ricco. Certo. Sarà quello con il quale probabilmente ripartiremo anche più immediatamente in termini di presenza e per questioni anche logistiche, e quindi qualcosa va fatto attraverso gli strumenti che sono possibili e che possono essere investimenti
anche istituzionali nella promozione su questi mercati. Allora, questo forum istituzionale, politico, non poteva non ascoltare le voci delle aziende. E allora chiedo ovviamente, anche con lo stesso minutaggio, di dare la loro testimonianza a 6 aziende rappresentate da Dominga Cottarella, da José Rallo, da Lamberto Frascobaldi, da Marco Nannetti, da Ettore Nicoletto e da Riccardo Pasqua, che sono tutti collegati con noi, forse grazie alla regia li possiamo vedere nel mosaico, chiedendogli rispetto dei tempi e chiedendo anche loro se vogliono di rivolgersi direttamente alla ministra che probabilmente li sta ascoltando. Questa volta sono cavaliere, non faccio più la figuraccia che ho fatto con Michelle Liu. Riparto da José Rallo, ben trovato, amministratore delegato di Donna Fugata, quinta generazione insomma di una famiglia che da 160 anni si dedica al vino. La mia domanda è molto semplice, vi chiedo in 3-4 minuti di esaurirla se possibile. Come avete affrontato la pandemia e anche rispetto a questi dati che avete sentito sui mercati esteri, su cosa punterete nei prossimi mesi? Dottoressa Rallo, ben trovata. Buongiorno a tutti, grazie. Allora, i momenti di crisi come quello che abbiamo passato e stiamo ancora affrontando sono per noi a Donna Fugata un momento di diamo spazio alla creatività, diamo spazio alla voglia di reagire, di trovare soluzioni nuove, perché sicuramente il mondo cambia, è cambiato e cambierà anche nel futuro. Noi abbiamo cercato da un lato di proteggere per quanto possibile il nostro canale tradizionale, quello della ristorazione, supportando in ogni modo i nostri agenti, la nostra rete vendita, perché comunque tornerà quel canale lì. Quindi abbiamo fatto tantissimo per i nostri agenti. E poi abbiamo puntato a quei canali dove il consumo stava crescendo, quindi per il consumo a casa ci siamo sbizzarriti in tanti modi. Da un lato abbiamo sostenuto enoteche e ristoranti che facevano l'home delivery, dall'altro abbiamo tirato fuori il nostro e-commerce proprietario, qualcosa anche sui canali della grande distribuzione con le etichette che per noi vanno bene per quei canali lì. Abbiamo lavorato moltissimo sul digitale, ovviamente sui nostri social, facendo non soltanto indirizzando i nostri fan sulla possibilità di acquisti online e sulla possibilità degli acquisti sulla clientela dell'home delivery, ma anche lavorando sulla informazione, sulla cultura del vino. Abbiamo fatto innumerevoli tasting online e abbiamo ottenuto addirittura 150.000 visualizzazioni nel complesso. Questo per dire che nonostante... 150.000 sono tantissime. Sono tantissime, io ho voluto contarle, però vi dico che quando si dice che il vino non si può assaggiare online, non è vero, e questi numeri lo dimostrano, no? Sì. E oggi da dove ripartiamo? Dobbiamo ripartire assolutamente dai mercati che sono quelli più importanti. La Germania ci ha dato grande soddisfazione in questo periodo di pandemia, stranamente, ma forse la logica del brand conosciuto, del brand ben distribuito ha premiato. Noi puntiamo sicuramente a un rilancio negli Stati Uniti, perché resta comunque il mercato più grande del mondo e dove tra l'altro la Sicilia, scusatemi se spendo due parole su questo, ha fatto squadra in maniera encomiabile. Il nostro consorzio di tutela della denominazione Sicilia DOC ha investito negli anni passati molti milioni di euro in attività, certo, di promozione, di comunicazione, comunicazione social, e oggi la Sicilia si ritrova protagonista di due target importantissimi, che sarebbero, diciamo, gli esploratori, e cioè i giovani, il segmento giovane che ama bere e spendere molto, e il segmento degli amanti dei vini premium. Quindi devo dire che la campagna fatta assolutamente ha un risultato pazzesco, ha avuto i suoi risultati. Dottoressa, grazie. Al fare squadra.
Assolutamente, grazie. Io faccio parte del terzo segmento per quanto riguarda la Sicilia, degli sposi, di quelli che hanno fatto il viaggio di nozze in Sicilia, che è una cosa molto esotica, particolare, ve lo consiglio. Dominga Cottarella, ben trovata. Insomma, una famiglia che vive nel vino, possiamo dire una famiglia, papà, marito, zio, che fanno vino. Lei invece, insomma, lo racconta e lo vende. E cosa ci racconta appunto di questi mesi della pandemia e del futuro? Sempre in 4 minuti. Ben trovata, dottoressa Cottarella. Buongiorno e grazie di questo invito. Devo dire sì, ho il vantaggio e l'onore di raccontare ciò che la mia famiglia produce. E quello che ho sentito durante, diciamo, tutto il convegno, devo dire molto interessante, complimenti all'organizzazione, mette in evidenza fondamentalmente un dato di fatto. Cioè oggi questa crisi è straordinariamente, diciamo, inedita, perché mette al centro il consumatore. Oggi il consumatore, che sia di vino, che sia di cibo, che sia di qualsiasi altro prodotto, è in forte crisi. Per cui viene proprio a mancare quel sistema, no, che in qualche modo prende le scelte sia dell'individuo che della, diciamo, del sociale, e che contribuisce un po' al prodotto interno lordo. Quindi noi aziende di vino, essendo noi oggi in questa giornata protagoniste, dobbiamo chiederci una domanda, farci una domanda: come possiamo andare a stimolare un consumatore che è in crisi? Che non è, diciamo, legata semplicemente ad un fattore economico, che ovviamente, diciamo, minor capacità di, diciamo, economica, minore possibilità di acquisto, ma anche, vorrei dire, esistono una serie di moltiplicatori, no? Che in qualche modo vanno a influenzare, vanno ad aumentare la sfiducia, la paura, il timore. Quindi noi cosa potremmo fare concretamente per questo consumatore in crisi? E da una parte assolutamente richiedere, sia come aziende sia in prima persona, richiedere assolutamente a chi può decidere una maggiore, diciamo, qualità delle informazioni. Noi oggi abbiamo un grandissimo vantaggio, approfitto per raccontarlo vista la presenza del Ministro, questo decreto che appunto ha fatto il MIPAF relativamente al sostegno della ristorazione. Dobbiamo raccontarlo noi aziende, abbiamo il dovere di raccontarlo, perché oggi il consumatore, oggi il nostro cliente, quindi il consumatore finale, ha bisogno di chiarezza nelle informazioni, ha bisogno di coerenza, ha bisogno di trasparenza, di attendibilità delle informazioni che riceve. E anche il sacrificio che il consumatore è disposto a fare è proporzionale alla qualità dell'informazione che riceve. L'esperienza del primo lockdown ci deve servire. L'esperienza del primo lockdown ci dimostra che, al di là dei numeri, che certamente a maggio si ipotizzava un calo del fatturato del 20-25% per le nostre aziende, medio, da Mediobanca, un dato che ho preso da un'analisi di Mediobanca. Però poi abbiamo certamente, non del tutto, in parte compensato con il canale moderno, in parte compensato con l'e-commerce, quindi con segmenti di mercato diversi. Ma la cosa che vorrei sottolineare, il che non vuole da parte mia mettere, diciamo, diminuire o comunque, diciamo, non dare quell'importanza al problema che stiamo vivendo. Oggi la preoccupazione c'è, la paura c'è, soprattutto nel brevissimo certo. periodo. Ma quello che voglio sottolineare, perché ne sono convinta, quello che è successo quest'estate, anche facendo degli errori, su questo siamo tutti consapevoli, ma quest'estate è un esempio di come in realtà poi la persona è tendenzialmente, naturalmente portata a fare ciò che ama, ciò che gli procura in qualche modo piacere, no? E a dimenticarsi quello che invece, diciamo, è in qualche modo il dolore. Questo per noi deve essere una certezza, per noi che produciamo vino, con un vantaggio, che noi abbiamo geneticamente una caratteristica, quella di saper attendere, perché oggi ci sono tantissime aziende importanti del panorama del vino italiano, ma sappiamo tutti che se vogliamo fare una vigna dobbiamo aspettare almeno 4-5 anni per poter poi raccontare il prodotto sul mercato. Chiaro, dottoressa Cottarella, guardi, questo messaggio che ci sta dando anche, no, con grande passione, lo raccogliamo, del fatto che quest'estate, è vero, ci siamo lasciati forse andare, ma è la cosa più naturale, e il sapere attendere anche il momento giusto è un messaggio che prendiamo, e penso che stia ascoltando anche la ministra Bellanova, al quale ha fatto un riferimento, è vero, no, sulla chiara comunicazione che deve arrivare dalla politica sul futuro. E lo posso dire da comunicatore, anche da noi che tutti i giorni raccontiamo questa pandemia. Grazie dottoressa, vado anche subito da Marco Nannetti, presidente di Torre Cevico e di Cantine Giacomo Montresor. Mi immagino, no, il mondo di una cooperativa romagnola, la tradizione proprio che si ritrova di fronte alla pandemia. Come l'avete affrontata e quali sono le prospettive anche vostre del futuro, dei futuri mesi? Sempre in 4 minuti, lo so che vi chiedo un grande sforzo.
Sì, grazie, buongiorno a tutti. Ma io vorrei fare un passaggio magari particolare che non ho sentito negli interventi precedenti, ci tengo a farlo. Sì. Il nostro è un settore che in realtà non si è mai fermato. E ha seguito i tempi della natura, i soci agricoltori hanno continuato ad andare nella vigna, a potare e a fare quello che dovevano fare. E il nostro è un settore che ha contribuito, come tutto il resto dell'agroalimentare italiano, a mantenere riforniti le catene dei supermercati. E questo è un aspetto molto importante per la tenuta sociale in un periodo così complicato. Quindi un ruolo di responsabilità, diciamo così, che va oltre quello certo. che è stato il normale, diciamo così, aspetto di business. L'altra cosa che abbiamo registrato, ovviamente, nel dramma di un'Horeca che improvvisamente ha chiuso, però dobbiamo dirlo, il consumatore italiano e non solo, mondiale, non ha rinunciato al vino. Probabilmente in molte situazioni ha cercato un posizionamento a miglior rapporto qualità-prezzo, ma il vino è stato acquistato come anche elemento di una suggestione, di una convivialità che personalmente ovviamente non c'è più potuta realizzare, ma attraverso il vino si è potuto rivivere l'Italian Live Sound, si è potuto rivivere un'idea di una camminata nei centri storici italiani e sono potute rivivere quelle sensazioni che, come dire, pre-Covid normalmente un consumatore poteva apprezzare all'interno del nostro meraviglioso settore. E questa è una consapevolezza che ci consegna quell'ottimismo nel dire teniamo duro, come diceva la collega prima, sappiamo aspettare, ma sappiamo anche che abbiamo grandi potenzialità. Da questo punto di vista, anch'io ne approfitto della presenza del Ministro, che saluto. Noi dobbiamo passare responsabilmente da una fase di sussidi fondamentali, naturalmente vista l'emergenza, a una fase di sostegno più strutturale a quelli che sono gli investimenti di cui il settore ha chiaramente bisogno e in questa fase più di prima, perché dobbiamo pensare anche alla sostenibilità delle produzioni e per arrivare a un risultato concreto su questo aspetto, gli investimenti in ricerca, tecnologia ed innovazione risultano ancora più fondamentali e strategici per una ripartenza forte e solida. Fondamentale per guardare sempre al mercato, anche con ottimismo, mi piace poi l'ottimismo romagnolo, scusate, va sottolineato, la ministra stava ascoltando il ruolo, giochiamo in casa, sono di parte, però insomma è bello anche, è vero, no? Il ruolo che c'è stato nel sostegno all'occupazione anche delle aziende vinicole. Lamberto Frescobaldi, presidente ovviamente di Marchesi Frescobaldi, ecco. Le sue impressioni su questi mesi, ne ha viste tante, probabilmente non si aspettava, no? Una pandemia del genere, che cosa è accaduto alla vostra azienda e quali sono le prospettive per il futuro, sempre con un orecchio verso il ministro che la sta ascoltando. Allora, intanto sì, buongiorno a tutti e grazie per questa opportunità di essere qui con voi e con il ministro. Anch'io sono estremamente ottimista per quello che sarà il futuro. Quest'anno è stata difficile, però non fissiamoci solamente su questo Covid. In realtà le problematiche stavano venendo al pettine anche prima. C'era lo spettro delle sanzioni che sono iniziate il 18 di ottobre del 2019, le sanzioni degli Stati Uniti che ancora sono in atto e adesso anche la comunità europea ha risposto con altre sanzioni, la chiusura della Cina a alcuni mercati, vedi adesso con l'Australia che è il loro primo mercato di acquisizione di vini. Quindi ci sono delle cose che vanno al di là della pandemia. La pandemia in realtà, come l'ha detto prima benissimo la dottoressa Rallo e anche la dottoressa Dominga Cotarella, che abbiamo visto durante l'estate che c'è stato un rimbalzo straordinario, quindi le cose sono andate molto meglio di quello che noi potevamo pensare. Io ero pronto a saltare dalla finestra, ma da una finestra alta in aprile,
ma invece poi sono andato a stare ai piani più bassi perché tutto sommato bisogna volersi bene e le cose invece non sono andate male. Abbiamo dovuto alzare l'asticella, l'asticella della qualità e del rapporto qualità-prezzo, come diceva giustamente Greg prima, adesso Nannetti, è giustamente la qualità e il rapporto qualità-prezzo è diventato ancora più importante, però non abbattiamoci assolutamente, ci sono grandissime opportunità che dobbiamo fare un percorso insieme al dottor Carlo Ferro, con ICE, una comunicazione molto forte l'Italia è un paese straordinario, abbiamo tantissimi nostri connazionali a giro per il mondo, gli Stati Uniti hanno reagito in modo esemplare a questa pandemia, esemplare per quanto riguarda i consumi, certo, non per altre cose, ma i consumi di fatto non sono diminuiti, si sono spostati a casa. Credo che tanti americani avevano delle belle cucine che non avevano neanche mai acceso in vita loro e hanno finalmente iniziato a godere delle belle frescobaldi, delle belle verande, sì, insomma, come ce le immaginiamo le loro... e quindi... Però noi abbiamo anche oggi il ministro qui con noi, quindi dobbiamo ricordarci un paio di cose in Italia velocemente, velocissimamente, cuneo fiscale, noi dobbiamo dare soldi a quelle persone che lavorano in Italia e permettergli di andare fuori a riconsumare nei ristoranti e comprando le cose buone. Semplificazioni, questa durante la pandemia abbiamo visto che tanti uffici pubblici si sono bloccati, autocertificazione tutto spiano, ma gli uffici si sono bloccati, non si poteva quasi più lavorare. E poi investimenti strutturali, questa pandemia di nuovo ha dato chiaramente un messaggio che se le aziende non sono strutturate, chiaro, non riescono a rispondere. Arrivano gli ordini, dopo 3 giorni dobbiamo evaderli. Quindi le strutture. Grazie Frescobaldi, conosce bene il mercato americano Riccardo Pasqua, amministratore delegato di Pasqua Vigneti e Cantine, e quindi per sapere magari com'è andata per voi anche sul mercato americano, com'è andata in questi mesi e quali sono le prospettive per il futuro. Ben trovato. Buongiorno a voi, grazie mille dell'invito. Ma guarda, io penso che prima di tutto dobbiamo partire dalla consapevolezza che la forza del Made in Italy ha nel mondo, a iniziare dagli Stati Uniti. Il Made in Italy è fortissimo, devo dire che vedi appunto il numero degli Stati Uniti ha sofferto molto meno di altri nostri diretti concorrenti. Io penso che dobbiamo ripartire tornando a una quasi normalità, nel continuare la premiumizzazione che abbiamo iniziato con il vino italiano, quindi continuare una route to market più incentrata sulla creazione di valore anziché di volume. Questo chiaramente si può fare con la valorizzazione continua appunto del Made in Italy e soprattutto con un piano marketing molto ben finanziato, solido, distintivo, con un piano editoriale molto forte, un piano marketing verticale che mette insieme l'online con l'offline, piano marketing che deve essere redatto dai nostri talenti che dobbiamo alimentare e formare sicuramente. Sicuramente do anche un messaggio sulla parte produttiva, continuare per andare verso la premiumizzazione, continuare con il controllo delle rese, con il percorso verso la sostenibilità. Quindi l'America resta il nostro primo mercato come sistema Italia. Il Made in Italy ha dimostrato di essere molto forte, resiliente. Sono d'accordo con chi mi ha preceduto, i consumi non sono calati, si sono spostati e quindi dobbiamo andare compatti con un marketing molto preciso. Chiaro. Con la consapevolezza che il Made in Italy non è secondo nessuno. Mi piace anche questo riferimento ai talenti in azienda che bisogna coltivare, soprattutto in questo periodo. Grazie anche a Riccardo Pasqua, direi che questo giro ideale, e potrei dire anche abbastanza ottimistico sulle previsioni del futuro del vino italiano, lo chiuderei con Ettore Nicoletto, attualmente presidente amministratore delegato di Bertani Domeno, ma insomma grande esperienza tra Zonin, Santa Margherita e poi le qualifiche in Federvini, in Federdoc. Per chiedere Nicoletto, allora, c'è ottimismo per quanto riguarda le aziende italiane, i consorzi italiani, come vede i prossimi mesi e come avete affrontato da voi la pandemia?
Beh, allora, certamente c'è molto ottimismo, dobbiamo essere ottimisti. Credo che l'Italia in questo momento, soprattutto sui mercati internazionali, stia dando una grande prova di resilienza, perché i dati che ha snocciolato Dennis Fantini prima lo dicono. Cioè, certo, stiamo flettendo leggermente, però stiamo anche resistendo molto rispetto ai nostri competitors tradizionali. Questo è un grandissimo segnale di forza che io vedo nel sistema paese. Poi io credo che questa sia anche una grande occasione per il sistema paese, dopo questo grande reset, questo evento traumatico. Credo che l'Italia del vino debba cogliere questa occasione, questa opportunità. Quindi si è parlato prima col presidente Ferro, con Giovanni Mantovani, di attività promozionali, di comunicazione, di lavorare sull'identità del brand Italia. Poco fa Riccardo ha parlato di Made in Italy. Io credo che noi si debba sprigionare la potenza del Made in Italy e dell'Italian Lifestyle sui mercati, in un'ottica di valore e non di volume, mettendo in rete non solo ICE, non solo il sistema fieristico, non solo le ambasciate, ma anche le eccellenze del nostro sistema paese, che non sono necessariamente solo ed esclusivamente l'agroalimentare, ma hanno a che fare anche con la moda, col design, solo per citarne alcune. E sfruttare, secondo me, non solo la comunicazione e la presenza sui mercati, ma cercare di investire anche sull'incoming, e quindi portare consumatori, operatori o comunque influenzatori a visitare il nostro paese e a conoscere le bellezze del nostro paese e questi territori straordinari dove facciamo il vino. Io credo che un tema importante non sia solo quello di lavorare appunto sulla comunicazione, sulla promozione, ma sia anche quello di intervenire, e questo è un messaggio alla ministra Bellanova che ci ascolta, anche sulle debolezze fisiologiche, strutturali del nostro sistema vino, intervenendo con strumenti che possono anche promuovere una maggiore concentrazione nel settore. Prima Fantini denunciava un dato, o comunque condivideva un dato molto importante, cioè che in questo momento, a causa della pandemia, sono le imprese piccole, sotto il milione di euro di fatturato, che stanno pagando il prezzo più alto. E quindi promuovere una maggiore concentrazione, uno sviluppo dimensionale, può dare maggiore competitività e anche resilienza a favore di queste imprese. Poi, consentitemi un altro passaggio molto rapido, sempre a livello strutturale dobbiamo accompagnare il passaggio generazionale all'interno del sistema vino, che è ancora molto familiare, ricordiamocelo, che è un passaggio delicato e diventa ancora più delicato in questa fase dirompente, destabilizzante, che è quella che stiamo vivendo. Chiaro, su questo il talento deve essere un talento appunto all'interno delle famiglie, fuori dalle famiglie, per far crescere le aziende vitivinicole. Grazie Nicoletto, Rallo, Dominga Cottarella, Lamberto Frescobaldi, Riccardo Pasqua, Marco Nannetti, grazie per i vostri interventi. Mi sembra che abbiamo fatto un giro rapido, efficace, di come la pensano le aziende italiane, e mi sembra che comunque ci sia una tendenza ottimistica, ma come detto la ministra Bellanova ha ascoltato le aziende ed è l'ideale chiusura di questo incontro. Sono le 12:30, siamo riusciti incredibilmente a rispettare i tempi nonostante i tanti interventi. Ministra Bellanova, so che ci ha ascoltato finora, so che vuole parlare anche di ricerca, di una sorta di patto con le aziende vitivinicole. C'è stato anche un chiaro riferimento, no, ai mercati europei. Lasciamo il tempo del suo intervento e la ringraziamo ovviamente per essere stata con noi. Grazie a voi, buongiorno a tutte e a tutti, e grazie per il contributo che le imprese, le relatrici e i relatori hanno portato dalle differenti angolature. Tutti hanno convenuto su un punto: il rilancio di questo settore strategico per il nostro paese ha bisogno di nuove strategie. Per questo l'incontro promosso da Verona Fiere e Vinitaly va accolto con un vero e proprio strumento di lavoro, per l'obiettivo proprio avvicinare aziende e buyer del vino ai mercati e alla nuova roadmap del consumo, e per innervare nel modo più corretto e coerente con gli scenari attuali il lavoro di tutti e di tutte. Una premessa è indispensabile:
Se abbiamo individuato ripresa e resilienza come parole chiave di questo momento complesso e difficile, dobbiamo aggiungere una terza, altrettanto fondante secondo me, alleanza e leale collaborazione. Nella filiera istituzionale, nel rapporto con il settore, in quello con i consumatori che hanno diritto a informazioni trasparenti e corrette. Su questo proprio il mondo del vino, io credo, può dare lezioni importanti. Nell'illustrare la ricerca che ha coinvolto oltre 160 imprese vitivinicole italiane, Pantini ha parlato di tinte fosche. E questo nonostante l'Italia abbia sofferto meno dei propri competitor. Sottolineo una sua osservazione. La pandemia ha ulteriormente messo in luce le problematiche strutturali e dimensionali di cui soffre il nostro sistema produttivo. Con la chiusura dell'Horeca e la ridotta diversificazione dei mercati e dei canali di vendita, sono soprattutto le imprese vinicole più piccole a pagare il conto più salato di questo scenario di crisi dominato dall'incertezza. Un conto rilevante anche per le imprese più dimensionate che comunque potendo contare su strutture commerciali, finanziarie e patrimoniali più robuste dimostrano una resilienza indubbiamente più elevata. Direi che qui il tema dei temi, quello più sfidante. Nei primi mesi della pandemia, quelli più drammatici in cui abbiamo dovuto affrontare qualcosa di enorme e imprevisto che rischiava di travolgere tutto e tutti, mi sono data insieme ai miei uffici un obiettivo: mettere in sicurezza l'intera filiera agroalimentare per non lasciare indietro nessuno. La nostra qualità e la nostra eccellenza nel mondo è fatta anche dall'amplissima tastiera e ricchezza di cui la vostra filiera è costituita, dalla somma di innumerevoli linee di nicchia che voi rappresentate, dalla straordinaria scelta a disposizione di un canale fondamentale appunto come l'Horeca, dal posizionamento sui mercati interno e globale, dall'alleanza con i consumatori. Questa straordinaria ricchezza che si riflette negli oltre 500 cultivar a conferma di una straordinaria biodiversità e si traduce anche nelle 525 denominazioni di origine, noi, e non a caso dico noi, dobbiamo essere capaci di traghettarla per intero. È stato l'obiettivo prioritario della strategia messa in campo in questi mesi, che ho voluto fossero caratterizzati da un'interlocuzione puntuale e costante con l'intero settore e anche con le regioni, perché ogni misura rispondesse a una esigenza reale e le eventuali rimodulazioni che pure ci sono state fossero caratterizzate dallo stesso metodo. Per questo, e consapevoli di come le criticità attuali generano guardie di forte incertezza, acuiti da un quadro internazionale complesso, molto complesso, abbiamo lavorato per garantire l'esonero contributivo nei primi sei mesi del 2020, è stato richiamato anche da un intervento del rappresentante delle imprese, il cosiddetto cuneo fiscale. Noi abbiamo nei primi sei mesi fatto l'esonero contributivo per alcuni settori, tra cui il settore vitivinicolo, e adesso anche per novembre e dicembre per un valore di oltre 1 miliardo di euro. Abbiamo individuato nel fondo ristorazione, cui destiniamo 600 milioni di euro, uno strumento efficace per sostenere ristorazione e filiera agroalimentare, soprattutto nei segmenti di eccellenza. Abbiamo destinato espressamente al vino misure, risorse e strumenti, oltre a quelli più generali per l'immediata liquidità, insieme al fondo perduto. Abbiamo agito sul versante europeo con risultati che io considero importanti, su cui dovremo ovviamente continuare ad insistere nella fase che si è aperta adesso,
Abbiamo lavorato intensamente per dare attuazione a quelle misure adottate dalla Commissione europea, per lo più finalizzate a garantire maggiore semplificazione e flessibilità di misure già attuate. Abbiamo sostenuto la necessità di uno specifico tavolo vino con il settore nell'ambito delle azioni mirate ad export e internazionalizzazione e conto nei prossimi giorni di poterlo fissare insieme al ministro Di Maio con la partecipazione del ICE e dei rappresentanti della filiera del vino. Questo per delineare molto in sintesi metodo e merito del lavoro svolto e della fase che va aprendosi e che impone una riflessione accurata in particolare nel quadro delle principali politiche di sostegno per il settore. Fare di più è assolutamente necessario. Ce lo impongono il crollo dei consumi, la chiusura e limitazione del circuito dell'Horeca, il progressivo calo delle esportazioni, cui si aggiunge l'incertezza dovuta alla Brexit e le difficoltà che si registrano nella penetrazione in alcuni mercati. Per questo è necessaria una strategia da attuare nell'immediato per un sostegno concreto e il rilancio del comparto. E mi ha fatto piacere che le imprese abbiano richiamato non sussidi, che non sono mai sgradite quando aiutano ad affrontare una fase di difficoltà, ma soprattutto interventi sul piano strategico. E da poco, come sapete, abbiamo chiuso in Consiglio l'accordo sulla riforma della PAC e in questi giorni hanno avuto inizio i triloghi con il Parlamento europeo per la finalizzazione della riforma. In questo contesto le risorse destinate all'OCM Vino, seppur con tagli limitati dovuti al quadro finanziario, continuano ad essere il principale strumento di risorse finanziarie destinate al settore. E su questo occorre lavorare insieme, in modo convinto e condiviso, per migliorare la capacità di realizzazione di questi strumenti necessari a rilanciare il settore e fornire il sostegno necessario a superare questa fase. La riflessione va aperta subito, per verificare quali soluzioni adottare così da sostenere, incentivare e rendere maggiormente efficaci gli strumenti per favorire le nostre imprese nelle esportazioni nei mercati interni e nei mercati e nei paesi terzi. Tempestività, efficacia, condivisione. Il metodo che propongo è questo. Mi riferisco in particolare all'OCM Vino e ai piani nazionali di sostegno che vanno migliorati nella portata e nell'efficacia dell'implementazione nel cui ambito, accanto ai tradizionali strumenti destinati a migliorare le strutture, dobbiamo potenziare quella dedicata alla promozione, quanto mai necessaria in un momento come questo. Siamo consapevoli della necessità di aumentare il grado di semplificazione e flessibilità delle misure dell'OCM. E per una maggiore flessibilità e sussidiarietà dell'utilizzo delle autorizzazioni di impianto dei vigneti e dei vecchi diritti sulla semplificazione in materia di etichettatura dei vini. Punti su cui abbiamo già raggiunto risultati soddisfacenti in Consiglio e su cui continueremo a lavorare con il Parlamento europeo per migliorare il quadro normativo del settore. È importante proprio a questo fine il canale di dialogo a livello tecnico avviato con il collega Paolo De Castro per migliorare il quadro di proposte dei regolamenti di riforma. Infine, ma non ultimo, un tema per un confronto di merito che ritengo utile avviare quanto prima. Le sfide che i mercati stanno ponendo alle imprese, sfide accresciute dalla pandemia, richiedono analisi e ricerche specifiche e comportano rilevanti investimenti materiali e immateriali. Per affrontare queste sfide e sostenere questi investimenti, il Ministero è disponibile ad accompagnare il settore ed è intenzionato a farlo su più fronti. Serve però un nuovo piano di sviluppo dell'intera filiera vitivinicola italiana, in grado di garantire e di parlare al futuro e guardare a quello che succederà nei prossimi anni.
Per farlo accadere avremo a disposizione le risorse della politica agricola comune che hanno il merito di aver sostenuto il grande salto di qualità degli ultimi 20 anni e dovranno, secondo me, continuare a farlo almeno nei prossimi 10. La PAC però sino ad oggi ha sostenuto gli investimenti dei singoli, mentre a noi è necessaria una visione d'insieme. Per questo dico che occorre un progetto organico di sviluppo, in grado di mettere a sistema le buone pratiche, e ne abbiamo tante, e a valore tutto quello che di buono siamo riusciti a fare in questi anni, soprattutto per rafforzare nell'ambito internazionale, dove il Made in Italy è molto apprezzato e però non riusciamo ad essere presenti e forti come potremmo. Il Made in Italy è senz'altro una di queste buone pratiche, ma ce ne sono anche molte altre. Per definire un progetto comune dobbiamo mettere insieme le energie e trovare un fattore di condivisione in grado di far coinvolgere e convergere interessi oggi non sempre allineati. Questo fattore comune di miglioramento della competitività lo abbiamo già trovato. E la sostenibilità. Il lavoro di Nomisma ha evidenziato che su 5 dei 7 mercati più importanti, vale a dire gli USA, il Regno Unito, la Germania, il Giappone e l'Australia, la sostenibilità rappresenta il fattore di scelta più gettonato da parte dei consumatori di vino di qualità. Per questo, come ho già detto in altre occasioni, nel 2021 faremo partire il sistema unitario di certificazione della sostenibilità e in questa direzione orienteremo tutti gli strumenti di intervento a disposizione che verranno non solo dalla nuova PAC, ma anche dal Next Generation EU. Siamo infatti al lavoro per potenziare le infrastrutture strategiche del Paese, come quelle per il settore irriguo, per migliorare la logistica e sull'introduzione delle necessarie innovazioni. Un piano di ripresa e resilienza, questo è il nome del documento che dovremo inviare a Bruxelles nelle prossime settimane, conterrà investimenti fondamentali per completare il piano della banda ultralarga in tutte le aree rurali, per investire nella digitalizzazione della pubblica amministrazione e delle imprese, per ammodernare un parco macchine tra i più obsoleti d'Europa. Tutti investimenti necessari per dare concretezza e sostanza all'agricoltura di precisione, che non potrà essere patrimonio di poche grandi imprese, se vogliamo che il settore agricolo contribuisca in modo determinante alla transizione ecologica dell'intera economia. A questo obiettivo concorrerà anche il nuovo Sistema Informativo Agricolo Nazionale, il SIAN, che da struttura di controllo per gli incentivi della politica agricola si trasformerà in infrastruttura strategica in grado di offrire servizi alle imprese, potendo valorizzare un patrimonio di informazione che nessuno ha a disposizione. Soprattutto se queste informazioni saranno condivise e integrate con quelle disponibili su altre banche dati. Pensate alla rete agrometeorologica nazionale. L'Agenzia Italia Meteo è nata per questo. Alle informazioni satellitari della costellazione Copernicus. Alle banche date sull'uso di fitofarmaci, del gasolio agricolo o dei farmaci veterinari nel settore animale. Stiamo però ancora parlando di investimenti necessari per creare le condizioni per fare qualcosa di importante nel settore della produzione. Vogliamo essere più competitivi di altri sulla sostenibilità e sulla riduzione dell'impatto dei processi produttivi, in linea con le aspettative dei consumatori e con i documenti di programmazione di cui si parla tanto in questi giorni, come Green Deal, biodiversità, Farm to Fork, e che saranno parte integrante del nuovo piano strategico nazionale. Su questo vi chiamo a un impegno e a una responsabilità. Su questo saremo misurati tutti. Serve un progetto unificante per poterci presentare sui mercati più interessanti con dei contenuti
e di contenuti ne abbiamo tanti, e con una strategia in grado di fare sistema. Se saremo ognuno per la propria parte in grado di mettere insieme questo progetto, il supporto adeguato non mancherà, non solo attraverso le risorse della PAC che ci sono già, ma con investimenti adeguati all'ambizione dell'iniziativa. L'ambizione sfidante che vi propongo è esattamente questa, e io sono sicura che insieme sapremo affrontarla nel modo più giusto, a maggior ragione perché questo momento conclude una intensissima 3 giorni, questo Festival del Futuro, giunto alla sua 2ª edizione, dove si è parlato molto di innovazione e ricerca. E il settore agroalimentare, ce lo siamo detti tante volte, oggi più che mai ha bisogno proprio di investire in innovazione, perché ogni singolo segmento e ogni singola azienda, grande o piccola che sia, si sentono coinvolti in questa sfida complessa e appassionante. Agricoltura di precisione, ricerca, biotecnologie sostenibili, giovani e donne. Giovani e donne, il più grande fattore di innovazione che ha il nostro paese e purtroppo fino a questo momento ancora quello più sprecato e che noi dobbiamo riuscire ad attrarre ed integrare all'interno di questa importantissima filiera. Con un obiettivo strategico, alleanza tra competitività e sostenibilità, ecologia, ricerca, tecnologia. Ecco, io concludo qui e ringrazio tutte e tutti voi. Vi ringrazio per quello che avete fatto, ringrazio le imprese per la straordinaria forza, coraggio che hanno dimostrato in una fase difficile e inedita per tutti noi, che ci ha messo a dura prova. E voglio ringraziarvi soprattutto per quello che faremo insieme a partire da oggi e che sarà importante per il rilancio di questa filiera e per affermare la strategicità dell'agroalimentare per il nostro paese. Ministra, la ringraziamo per il suo intervento. Riprendo l'ambizione sfidante, insomma, con il quale lei vuole in qualche maniera creare questa leale collaborazione con le imprese, che immagino abbiano apprezzato il suo intervento, che mi sembra non sia stato tanto politico quanto molto anche tecnico. Insomma, ha parlato di cose concrete, del sistema unico di sostenibilità, del sistema informativo agricolo, del fatto che le imprese, è vero, vogliono i ristori, ma vogliono soprattutto una visione, una prospettiva. Insomma, su questo speriamo che ci sia l'impegno e la leale collaborazione. Grazie Ministra Bellanova per essere stata con noi, una buona giornata. Direttore Mantovani, come chiudere? Sono stati tanti gli stimoli in queste 2 ore, ovviamente con la volontà di rincontrarci in presenza. Abbiamo visto l'esempio di Shenzhen, se insomma laddove è partita la pandemia adesso ci si rincontra per queste manifestazioni, avverrà anche da noi, e per dire a tutte le aziende di fare cosa, di credere in cosa nei prossimi mesi. Ma devo dire che è il contrario, le aziende mi hanno, come dire, invitato quasi a credere di più nel futuro, nel senso che, come sempre è successo nella storia, il vino italiano proprio nei momenti di grande difficoltà sa reagire, e lo vediamo anche in questa occasione, e di solito quando poi si reagisce si riesce anche a fare un salto più avanti, incontrare nuove opportunità, nuovi metodi per restare sul mercato in maniera molto salda, e credo che succederà anche questa volta. Un'ultima battuta, non so se il Ministro mi ascolta ancora, intanto la ringrazio moltissimo, e mi viene da dire, consideriamo anche le fiere un pezzo di questa politica industriale di ripartenza, di questo recovery plan, oppure perderemo un valore veramente straordinario per il futuro, visto che dal sistema fieristico, i dati sono noti, passa ancora quasi il 65-70% dell'export di questo paese. Abbiamo tanto da mettere in campo e lo faremo con grande
disponibilità e con grande volontà. L'hanno chiesto anche 8 imprese su 10, sì è vero, e noi chiudiamo come abbiamo aperto, vi salutiamo da questo auditorium molto bello ma troppo vuoto. E poi questa... sì, è quasi un duetto solistico. È vero, da questa fiera che ci ha ricordato subito uno stadio vuoto, speriamo ovviamente di avervi dato stimoli importanti, notizie importanti, soprattutto anche su quanto sta avvenendo nei mercati di tutto il mondo. Grazie per averci seguito. Wine to Wine ovviamente si apre così e ma continua adesso sì per 3 giorni con tantissimi incontri ovviamente specializzati per le aziende, per la formazione anche ovviamente di questo settore. Direttore Mantovani, grazie a tutti voi per a tutti di cuore per averci seguito e a coloro ovviamente che sono intervenuti. Una buona giornata. Ringraziamo Verona Fiere e Gianni Mantovani per averci ospitati nel loro bellissimo evento e ringraziamo anche noi il Ministro Bellanova per averci concluso in maniera eccellente la 3 giorni di convegno di Festival del Futuro. Lascio la parola innanzitutto ai nostri sponsor per un ultimo comunicato e poi per i saluti finali. Grazie.